Allora, buon pomeriggio, ben trovati a questo incontro del ciclo Giustizia riparativa e comunità, riprendere la parola e le relazioni. Farò qualche commento su questo titolo prima di dare la parola ai nostri due relatori, che sono il professor Luciano Eusebi e l'avvocato Andrea Vigani, ma che poi vi presento quando darò loro la parola. Oggi ci troviamo per affrontare un tema anche un po' tecnico sulla giustizia riparativa, che è il tema della normativa italiana e le proposte di riforma della normativa. Prima di entrare però nel merito di questo tema specifico, volevo condividere con voi qualche riflessione su questo percorso. Immagino che molti di voi abbiano già partecipato anche agli incontri precedenti. E mi sembra molto interessante questa iniziativa per diverse ragioni. Vorrei però innanzitutto sgombrare il campo da un possibile equivoco che a me pare potrebbe esserci parlando di giustizia riparativa. Qualche volta quando se ne parla nel linguaggio comune, intendo non tra specialisti, l'idea è che sia quasi un plus, un'aggiunta anche magari molto lodevole, mentre io credo che sia una prospettiva coessenziale l'idea stessa di giustizia, e quindi in questa prospettiva io credo vada riconsiderata, quindi non come una sorta di benefit, una cosa che si aggiunge al corso della giustizia, ma qualcosa che ci dice della natura stessa della giustizia. E mi sembra molto bello che, pensando a questo percorso, il tema della giustizia riparativa sia stato legato al tema della comunità. La cosa non mi stupisce, conoscendo il grande lavoro che Casa della Memoria ha fatto in questi anni, perché è un lavoro che tende a costruire comunità, o forse potremmo meglio dire a ricostruire comunità, a generare comunità. Da questo punto di vista, credo che uno degli aspetti importanti della giustizia riparativa è proprio la capacità di generare comunità, e con la comunità condivide un elemento fondamentale che è il tema della fiducia. La fiducia è alla base della giustizia riparativa, così come è alla base di tutti i processi comunitari. Un altro elemento che mi sembra interessante di questo ciclo di incontri è che è un itinerario. Un itinerario che permette di toccare e abitare vari luoghi della nostra città, della nostra comunità. Sono luoghi anche molto diversi tra di loro, tutti hanno un valore emblematico e non solo permettono di mettere in luce vari aspetti della giustizia riparativa, così come per i temi che sono stati affidati ai relatori potete vedere. Ma dicono anche, a mio avviso, della necessità di un'alleanza, di un patto, potremmo dire, tra le istituzioni e le persone, perché si possa davvero realizzare una giustizia riparativa. Ancora, ho trovato molto interessante anche, diciamo così, quello che risulta essere quasi un sottotitolo di questo percorso, no? Riprendere la parola e le relazioni. Allora voglio condividere con voi una esperienza fatta il mese scorso, quando abbiamo presentato in università un volume che racconta la storia di un nostro laureato, Daniel, che vive in un quartiere periferico di Milano. Nella sua adolescenza incontra diciamo varie difficoltà, viene coinvolto, si fa coinvolgere, artefice
prima di alcuni atti di bullismo e poi di alcune rapine, viene arrestato, portato in carcere, evade, ritorna in carcere, eccetera, eccetera. E una cosa che mi ha colpito in questo racconto e che lo stesso Daniel ha ripetuto è che le cose sono cambiate per lui quando in carcere ha avuto la possibilità, grazie al lavoro anche di una insegnante che svolgeva la sua attività di volontariato in carcere, di leggere e di leggere dei classici. E questa lettura, lui dice, gli ha dato la possibilità di dare parole a cose che lui viveva, alla sua esperienza di figlio, alla sua esperienza di ragazzo, alla sua esperienza di persona innamorata, eccetera, eccetera. Ecco, le parole permettono di dare nome a ciò che viviamo e a togliere, diciamo così, l'urgenza di agire senza pensare. E credo che anche questo abbia a che fare con il tema di oggi, il dare parola, il poter recuperare la possibilità di narrare delle esperienze, di parlare di alcuni vissuti, di provare a costruire un orizzonte di senso rispetto a quello che è accaduto, per allacciare delle relazioni. Un'altra cosa che Daniel raccontava nella sua esperienza e in questo libro è che la sua vita è davvero cambiata quando ha incontrato degli adulti che hanno saputo stabilire delle relazioni autentiche con lui, che hanno saputo accoglierlo, che non l'hanno giudicato e che hanno creduto in lui, hanno creduto nelle sue possibilità. Lui ha avuto la possibilità di incontrare Don Burgio, che forse qualcuno di voi conosce, che anima la comunità Kairos a Milano, e questo incontro, come altri incontri con adulti significativi, ha cambiato la sua vita. Il tema delle relazioni. Ecco, io credo che le relazioni aprano nuove possibilità e in qualche modo, se ci pensiamo, ogni delitto è anche un attentato alla relazione. E solo un paziente lavoro, come quello ad esempio che ha fatto in questi anni Casa della Memoria, un lavoro che ancora sta portando avanti per ricostruire le relazioni, apre le possibilità a un futuro diverso. Da non esperto dell'argomento, se dovessi dire che cosa veramente ripara la giustizia riparativa, direi che ripara le relazioni. Certo non ripara ciò che è stato interrotto traumaticamente da un delitto. Da qui possiamo partire per costruire una nuova comunità, riallacciando i nodi di queste relazioni. Ecco, queste sono alcune suggestioni che ho voluto condividere con voi proprio a mo' di introduzione a questo tema, ma adesso entriamo di più nel merito dell'argomento di oggi, che vi ricordo è giustizia riparativa, normativa italiana e prospettive di riforma. Do volentieri la parola al professor Luciano Eusebi, che è professore ordinario di diritto penale nella facoltà di giurisprudenza della nostra università, ma che collabora da anni anche con la nostra facoltà di scienze dell'educazione e della formazione e con la facoltà anche di scienze politiche. Nella facoltà di giurisprudenza insegna diritto penale, mentre da noi elementi di diritto della famiglia e dei minori, e nella facoltà di scienze politiche diritto penale e penale minorile. Credo che sia noto ai più, quindi non voglio adesso dilungarmi presentando tutti i suoi meriti accademici.
credo che sia molto conosciuto anche per il suo impegno civile e per la sua presenza nella vita anche della nostra città. Dico solo che è stato membro di varie commissioni ministeriali e del Comitato Nazionale per la Bioetica, ha collaborato e collabora anche con varie altre università, è stato docente anche poi in altre università italiane, è presidente del Centro Studi Paolo VI Mai Più la Guerra, che ha sede nel nostro Ateneo. Ecco, lascio subito a lui la parola perché ci presenti l'argomento di oggi e poi continueremo invece con l'avvocato Andrea Vigani, a cui darò la parola subito dopo. Ovviamente dopo questo primo giro introduttivo potremo aprire un dibattito anche con il pubblico, quindi se avete delle domande, delle esperienze, delle sollecitazioni che volete porre ai relatori, ci sarà un momento per poterlo fare e poi magari risentiremo anche i nostri relatori. Prego Luciano. Grazie. La luce, il microfono questo. Grazie per questa presentazione, per l'opportunità ancora una volta di essere nell'Aula Magna della Università Cattolica nella mia città. E grazie soprattutto all'amico professor Simeone, perché immediatamente all'inizio ci ha detto una cosa fondamentale, cioè che la giustizia riparativa, che ormai anche nella legge, nei documenti internazionali, viene identificata con la mediazione penale, anche se a mio avviso questo è riduttivo, la giustizia riparativa non deve rappresentare un di più, una sorta di elemento prestigioso che si inserisce nell'ambito della giustizia penale, ma deve poter informare, far evolvere, cambiare il modo ordinario della risposta ai reati. Non possiamo perorare una giustizia riparativa immaginando che la modalità della risposta ai reati resti inalterata nella sua ordinarietà. E da questo punto di vista noi abbiamo a che fare con un nodo fondamentale non solo del diritto ma della esistenza umana. Il diritto penale si occupa del rapporto con realtà negative, ma il diritto penale è in qualche modo la punta dell'iceberg di realtà ben più vaste di rapporto con realtà che reciprocamente giudichiamo negative. Non dimentichiamo che storicamente gli argomenti per legittimare la cosiddetta guerra giusta sono stati gli stessi argomenti utilizzati per legittimare la pena. E purtroppo a monte del diritto penale, con una grande fatica a superare questo nodo, noi abbiamo un modello di giustizia estremamente interiorizzato nella nostra cultura, che è il modello della giustizia come corrispettività. A un giudizio positivo nei confronti dell'altro è giusto rispondere in termini altrettanto positivi, ma a un giudizio negativo è giusto far corrispondere un atteggiamento reciprocamente negativo. Questo modello è un modello culturalmente devastante. Perché se voi pensate bene, l'incontro con la realtà negativa non è un incontro eccezionale nell'ambito della nostra vita, ma è ordinario. Se vogliamo fare una riflessione esistenziale, addirittura possiamo dire che l'interrogativo cardine della nostra vita ha a che fare con il confronto con la morte, con la realtà negativa della morte. E allora la domanda è: che cosa ha senso fare dinanzi alle realtà negative? Se è vero che l'incontro col negativo è ordinario,
quel modello implica una continua moltiplicazione del negativo, perché avremo sempre l'alibi di qualcosa di negativo che ravvisiamo nella realtà altra per giustificare l'agire negativo nei suoi confronti. Ma teniamo presente che i nostri giudizi di negatività sull'altro non dipendono sempre dal riscontro, giusto o sbagliato che sia, non entriamo su questo tema, di una qualche colpevolezza nell'altro, ma da una valutazione di interesse. Giudichiamo l'altro negativamente perché risponde o non risponde al nostro interesse materiale, alla nostra visione del mondo. E questo ci fa comprendere come alcuni epifenomeni drammatici della storia del mondo occidentale, della storia europea, fino alla vicenda che stiamo accostando in questo momento della guerra in Ucraina, non sono come funghi che nascono dal nulla, ma rispondono a un modello che ha accompagnato migliaia di anni in un succedersi continuo di guerre. Auschwitz, i gulag, i pogrom, Srebrenica, Buscia, non nascono dal nulla, nascono da questa idea di fondo. Il giudizio negativo sulla realtà altra giustifica l'agire negativo, fino all'annientamento, fino allo sterminio. Ecco, noi ci dobbiamo affrancare da questa prospettiva e per questo condivido sempre con il professor Simeone questo concetto. In fondo voi educatori ci dovete aiutare, perché questo è il nodo educativo fondamentale. Non si risponde al male con il male, non si risponde al male secondo corrispettività. Questo non costruisce, questo non fa prevenzione. E questo nodo ha un'importanza impellente, anche da un punto di vista cinico, se volete, perché dal 1945 l'umanità ha gli strumenti della distruzione totale. Noi ce ne accorgiamo adesso, perché tutti temiamo, come temevamo nella giovinezza dei miei coetanei, la guerra nucleare distruttiva. Ma il futuro dell'umanità non è più scontato, dipende dalla capacità di fare determinate scelte in questi momenti e dall'abbandonare un certo modello di giustizia. Il diritto penale in questo senso ha un ruolo culturale, se può aiutare l'intera società a superare quel modello di giustizia che peraltro è stato teorizzato non come qualcosa di patologico nella storia dell'umanità, ma se la nostra mente, per esempio, va semplicemente ad Hegel, tutti ricordiamo il conflitto, la contrapposizione tra tesi e antitesi come momento dinamico fondamentale dei rapporti. Questo modello è stato dunque teorizzato come caratterizzante l'ordinarietà dei rapporti umani e questo lo dobbiamo superare. Per cui, per esempio, abbiamo ritenuto che tutte le volte che ci siano due realtà che abbiano un medesimo oggetto di interesse, che so io, due stati, due partiti, due religioni, necessariamente debbano essere in conflitto. E tenete presente, teniamo presente, l'operazione culturale di respiro epocale che sta facendo Papa Francesco, parlando di fratellanza universale, facendo emergere una realtà che si spera possa essere espressa dai popoli e riportata ai governi, intesa a dire questo: non ci riconosciamo più nell'idea di essere rappresentati secondo conflitti di interesse. In fondo è lo stesso messaggio che viene anche dal movimento che si è aggregato intorno a Greta sull'ambiente. Ragazzi di tutto il mondo che studiano insieme, che si sentono attraverso i social, che comunicano, che fanno gli Erasmus e che si sentono in qualche modo accomunati
da problematiche che sono ormai molto lontane da meccanismi di contrapposizione. Stiamo creando classi dirigenti politiche all'altezza dei problemi del nostro tempo? Questo è un interrogativo fondamentale anche per la democrazia. E dunque, veniamo al diritto penale. Che il diritto penale sappia riconoscere il suo limite storico, aver costruito la pena come ritorsione, c'è niente da fare, è stato così. E continua ad esserlo, anche in molte aspettative della gente, in vero ampiamente veicolate dai mass media. Ma saper superare, saper dare un messaggio di superamento di questa logica, oggi è importante a livello culturale generale. Il penalista ha un compito di carattere culturale. E allora, dove noi vediamo che tutto sommato il diritto penale ha mantenuto l'ancoramento alla dinamica retributiva, negativo per negativo? Già nel fatto che nonostante le commissioni di cui io stesso ho fatto parte dell'ultima commissione, che fu la commissione Pisapia per la riforma complessiva del codice penale, 12, ormai 14 anni fa, così, e nonostante il lavoro delle commissioni successive, noi abbiamo ancora un modello penalistico secondo cui la risposta a qualsiasi reato è la pena detentiva, un quantum di pena detentiva corrispondente. Voi mi direte perché ci saranno studi che mostrano che la pena detentiva è lo strumento migliore di prevenzione in ogni caso. Tutti sappiamo che anzi è il contrario. Certo, non arriviamo a dire che la pena detentiva possa essere del tutto superata. Ci sono situazioni nelle quali interrompere un legame di appartenenza alla criminalità organizzata oppure creare l'attendibile aspettativa che un reato grave non venga ripetuto può necessitare un periodo di privazione della libertà personale. Ma ben altra cosa è dire che quel modello di reazione va bene sempre e produce prevenzione. Non è affatto così. Il motivo qual è? Se l'idea che ci accompagna è il corrispettivo, abbiamo bisogno di una risposta al reato quantificabile addirittura in maniera aritmetica. L'eguale con il presunto eguale, perché poi il rapporto di proporzione naturalmente è totalmente arbitrario. A questo tot di negativo corrisponde questo tot di negativo. Ora, il diritto penale qualche passo in avanti l'ha fatto. Beh, 50 anni fa, rispetto a questo schema, si fa il processo, ti do tanti anni di pena, quello che accade in questi anni non conta nulla, uscirai quando la pena finisce se non è l'ergastolo. Noi avevamo 50 anni fa la sospensione condizionale per gli incensurati delle pene fino a 2 anni e avevamo la possibilità per le pene lunghe di accedere a un certo punto alla liberazione condizionale in termini molto ristretti. Poi abbiamo cominciato a fare dei passi in avanti, certamente limitati e faticosi, ma pure significativi. Nel 1975, con il nuovo ordinamento penitenziario, la pena rimane quella che è. La pena inflitta in sentenza come corrispettivo di fatto del reato, nonostante i criteri dell'articolo 133. Ma poi entra l'idea della flessibilizzazione. Quello che accade in carcere non è irrilevante, ma in carcere si deve svolgere pur sempre un percorso e se questo percorso va bene ci potrà essere una modesta riduzione quantitativa della durata della pena, ma soprattutto il passaggio a modalità di risposta al reato non più totalmente detentive o non più detentive attraverso le misure alternative. Con tutta una serie di preclusioni molto delicate, sulle quali adesso non interveniamo,
Si potrà alquanto discutere sul carattere reale dei percorsi rieducativi suscettibili di essere svolti in carcere, però questa dimensione della flessibilizzazione è stata molto importante, anche dal punto di vista del riscontro statistico. I dati ministeriali ci dicono che, seguendo il famoso slogan del buttare via le chiavi, la recidiva è intorno al 70%, perché ovviamente chi è stato in carcere non trova all'uscita dal carcere un ambiente che gli offre un lavoro e quindi facilmente un reinserimento, mentre chi ha fatto questo percorso progressivo di reinserimento viaggia su recidive tra il 16 e il 18%. Mentre nei rari casi in cui il carcere ha offerto, come la legge dice che dovrebbe essere ordinario, una preparazione al lavoro qualificata, tale cioè da avere mercato una volta usciti, la recidiva cade niente meno che all'1%. Bene, su questa base qualche passo ulteriore si è fatto. Nel 1981 si è dato al giudice, oltre alla sospensione condizionale, un piccolo spazio per applicare sanzioni sostitutive di carattere non detentivo o semidetentivo, anche se questo capitolo ha avuto una attuazione modestissima. E poi abbiamo avuto i lunghi anni della demagogia penalistica, del continuo aumento delle pene, che ha caratterizzato purtroppo governi di segno diverso. Noi in Italia siamo il paese d'Europa che ha le pene più alte di tutti, non dimentichiamolo mai. Con l'aumento dei minimi edittali a livello stratosferico, e cosa vuol dire aumentare i minimi edittali a 5-6 anni come minimo di pena? Vuol dire escludere a priori che il giudice possa valutare quella situazione come suscettibile di essere eseguita, come è possibile per le pene fino a 4 anni, in affidamento in prova o in detenzione domiciliare. A questo punto si pone un interrogativo: ma ce la facciamo a scardinare l'idea che nel momento della condanna la pena deve essere sempre detentiva? Le commissioni lo propongono da almeno 30 anni. E questo però ancora non si è riusciti ad ottenerlo. Non si è riusciti ad ottenere, per esempio, quello che sembrerebbe assolutamente banale. Oggi vi dicevo, sempre che sussistano certe condizioni, dopo che la condanna è divenuta definitiva, spesso primo grado, secondo grado, Cassazione, istanza al Tribunale di sorveglianza, quindi di fatto quarto grado, per l'applicazione di una detenzione domiciliare o di un affidamento in prova al servizio sociale. Perché non prevedere questo tipo di sanzione già come pena principale nel momento della condanna? Perché le forze politiche si sono opposte, perché il messaggio sociale deve essere: nel momento della condanna la pena resta un corrispettivo, anche se questo è totalmente disfunzionale alla stessa economia processuale. Ora siamo in una fase interessante. La cosiddetta riforma Cartabia ha in parte recepito le proposte di una commissione deputata proprio a fare un testo base della legge delega che è stata approvata nell'ottobre scorso dal Parlamento. Legge delega vuol dire che non è ancora applicabile, perché la dovrà tradurre in un testo il governo attraverso un decreto legislativo. Sono quei casi in cui il Parlamento dà delega al governo, indicando i principi, per realizzare un testo definitivo. Ora, la proposta Cartabia, che è diventata legge delega, usa uno strumento arguto
per aggirare questa resistenza a non toccare lo schema della pena principale. Cioè, amplia la possibilità dello stesso giudice della condanna, senza aspettare che la condanna diventi definitiva e si vada al quarto grado al tribunale di sorveglianza, prevede cioè che lo stesso giudice della condanna possa applicare per condanne fino a 4 anni, possa applicare, cioè dopo avere fissato la condanna pur sempre in maniera tradizionale, la possa lui stesso sostituire con una detenzione domiciliare o con una con quella che chiama una semi-libertà, oppure per pene fino a 3 anni con il lavoro di pubblica utilità, per pene fino a 1 anno con la pena pecuniaria. Un compromesso: continui formalmente ad applicare la pena detentiva, ma tu stesso la sostituisci con una pena diversa. Ma si è persa un'occasione straordinaria, perché la commissione Lattanzi, che aveva preparato questo, aveva inserito tra le possibilità di sostituzione non solo la detenzione domiciliare e la semilibertà, ma anche l'affidamento in prova al servizio sociale. Quella sarebbe stata una rivoluzione, perché avrebbe voluto dire che per la prima volta lo stesso giudice della condanna, pur quantificando una pena detentiva, può lui stesso trasformarla in una pena programma. Ed ecco qui la rivoluzione. La risposta al reato, non più intesa come corrispettivo negativo per negativo, ma intesa come progetto. Cambia tutto. La risposta deve essere sempre di segno positivo, non intesa come un danno per qualcuno per il bene di qualche altro. Certo, un progetto può essere impegnativo, lo vedremo tra qualche momento. Una messa alla prova oppure una mediazione penale umanamente può essere molto più impegnativa di uno scontare passivamente la pena in carcere. L'idea cioè che la risposta al negativo, ecco il grande contributo culturale che può dare il diritto penale al nostro tempo. Diritto penale umile, che sappia vedere i suoi limiti. La risposta al negativo deve essere sempre progettuale. Deve essere nel solco di una positività che ingloba tutti i suoi destinatari, compreso il condannato. Questo passo non lo si è fatto. Sarebbe stato un compromesso, ma pur sempre un passo significativo. Come non si è fatto incredibilmente il passo, compiuto in tutti gli ordinamenti europei, di valorizzare la pena pecuniaria attraverso lo schema per tassi. Oggi noi in Italia la pena pecuniaria quasi non la utilizziamo e comunque quando la utilizziamo non la riscuotiamo. Tutti i paesi europei la applicano nella forma per tassi. C'è uno più ricco e uno più povero. Il giudice condanna a un certo numero di tassi giornalieri, settimanali o mensili di pene pecuniarie. Poi, come si fa in una causa di separazione tra coniugi, si valuta il patrimonio, il reddito, il carico familiare e si definisce a quanto deve ammontare che cosa. Questo surplus di tassazione mensile che viene a gravare su chi ha lucrato, come dire, nei confronti degli altri cittadini. Secondo un messaggio molto semplice, non roviniamo nessuna famiglia, non compromettiamo la possibilità di fare studiare i figli, però agiamo in maniera tale che sia possibile anche una dimensione, come dire, di ristoro, di risarcimento e di carattere pecuniario. Pensate che la Germania, che non mi pare che sia il paese più arretrato d'Europa, gestisce con la pena pecuniaria per tassi il 70% delle condanne penali. Noi non la utilizziamo, perché abbiamo il mito della pena detentiva sempre e comunque. Bene, siamo a questo punto. Ma la riforma Cartabia introduce, senza definirne i contorni applicativi, una
novità assoluta che crea molte attese e che vedremo in sede di decreto legislativo, c'è una commissione all'opera, come verrà tradotta. Cioè, la commissione, la legge Cartabia, la legge delega dell'ottobre scorso, prevede che venga dato rilievo in ogni fase del processo, e quindi sia durante il processo, sia nella fase di esecuzione, alla effettuazione di procedure di mediazione penale. Non è ancora detto rilievo in che modo, quando in termini estintivi del reato, quando in termini riduttivi della pena tradizionale, lo vedremo, ma certamente è un passaggio molto molto importante e vedremo tra un momento perché. Non senza però aggiungere che c'è anche un problema delicatissimo di pene detentive lunghe, perché finora abbiamo parlato della diversificazione dell'apparato sanzionatorio per quelle che oggi sono pene detentive medio-brevi, ma abbiamo un problema importante di pene lunghe, anche perché tra poco più di un mese, tra un mese, ci sarà una sentenza molto importante della Corte Costituzionale sul problema delicatissimo dei cosiddetti reati ostativi, cioè di quei reati più gravi che riguardano una fascia, tra l'altro mal costruita, di criminalità non solo mafiosa, ma anche con assimilazioni a realtà di criminalità totalmente diverse, per le quali l'accesso alle misure alternative, cioè alla possibilità che quello che avviene durante l'esecuzione della pena detentiva possa avere un significato, è precluso, a meno che non si collabori con la giustizia, a meno che non si diano informazioni, magari dopo 20 anni, 30 anni dalla commissione del reato. Questo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo l'ha ritenuto inaccettabile e l'Italia adesso deve adeguarsi. La Corte Costituzionale aveva dato un anno al Parlamento per vedere di adeguare la normativa, il Parlamento non lo ha fatto finora e non credo che lo farà nell'ultimo mese, vedremo cosa dirà la Corte Costituzionale. Perché? In particolare la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è espressa nei confronti dell'ergastolo. Perché? Mentre una persona non condannata all'ergastolo, se la vita lo assiste, un giorno uscirà, se l'ergastolano non accede alla liberazione condizionale, che gli consente dopo 5 anni, a tempi lunghissimi quindi, perché la liberazione condizionale richiede 26 anni di detenzione, non potrà mai sperare nel fine pena. E la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha detto che anche il condannato all'ergastolo ha diritto, dopo un numero di anni che in una certa sentenza ha indicato in non più di 25, a vedere valutata la sua effettiva rieducazione per poter riaccedere alla libertà. E allora dobbiamo porci due problemi ancora. Che cosa vuol dire fare prevenzione? Perché tutto quello che abbiamo detto finora ha a che fare con l'ottica di un recupero della persona? Perché lo Stato avrebbe interesse a quella dimensione dialogica di cui ci parlava il professor Simeone e alla dimensione del recupero? Perché la Costituzione ha detto che le pene devono tendere alla rieducazione, forse un termine un po' antiquato, al reinserimento sociale del condannato? Solo buonismo? No, dobbiamo riflettere molto attentamente su che cosa vuol dire fare prevenzione. La visione tradizionale, il corrispettivo, gioca inesorabilmente la prevenzione nei suoi due aspetti, quali sono? Il diritto penale dovrebbe far sì, con le sue norme,
che i cittadini non scelgano di delinquere. E una volta che taluno abbia delinquito, dovrebbe far sì che non torni a delinquere in futuro. L'una si chiama prevenzione generale, l'altra prevenzione speciale. La visione tradizionale, inevitabilmente, come intende la prevenzione generale? Come intimidazione. Se la pena è un male, è un danno che viene previsto, un danno si può solo temere. L'unica dimensione psicologica su cui si può far conto è il timore, la paura. E una volta che la pena è inflitta, la esemplarità, la neutralizzazione. Rimane in carcere il più a lungo possibile. Davvero questo fa la migliore prevenzione? Davvero gli stati che hanno le pene più crudeli hanno i migliori tassi di controllo della criminalità? È vero il contrario. E lo possiamo capire immediatamente. Se il problema fosse solo di intimidazione, noi dimentichiamo che per qualsiasi reato la possibilità di non essere scoperti resta elevata, tranne per l'omicidio. Resta elevata. Quindi ci saranno sempre opportunità concrete di commettere illegalità impunemente. E se il fattore di dissuasione è soltanto intimidativo, non è una ragione di convinzione, questi spazi verranno sempre percorsi, come sempre è accaduto. Ma l'ordinamento che fa davvero prevenzione è quello che non fa conto sulla intimidazione, ma fa conto sulla persuasione, cioè è l'ordinamento che riesce a tenere elevati i livelli di adesione alla norma per scelta personale e non per pura intimidazione. Io farei il reato ma non lo faccio per timore della pena. O naturalmente questo si deve accompagnare a un grande realismo, ha una grande severità su che cosa? Sui profitti illecitamente conseguiti con il reato non deve pagare mai, e su un capitolo assolutamente negletto, che è la prevenzione primaria, cioè l'intervento sui fattori che favoriscono la criminalità. Quell'intervento sui fattori che favoriscono la criminalità, che spesso incide su interessi, e la cui non attivazione trova un alibi nel diritto penale, tanto c'è la pena. Voi pensate che la grande criminalità mafiosa possa essere bloccata finché esistono i paradisi bancari e i paradisi fiscali? Bello parlare di quando l'operaio nel cantiere è morto, dire adesso abbiamo bisogno della super pena, magari immaginando che l'imprenditore addirittura avesse il dolo di ucciderlo, quando non è così, o forse non è più efficace deciderci a farli davvero i controlli quando le regole vengono violate anche se non è ancora morto nessuno. Questa è la cosa essenziale e questa è la prevenzione anticipata, la prevenzione primaria. Ma detto questo, la prevenzione dipende soprattutto da fattori motivazionali. Perché dove c'è la pena di morte non diminuiscono i reati di sangue? Ma per una ragione semplicissima, l'aveva già detta Beccaria, quando diceva non capisco perché per evitare che si commettano gli omicidi ne facciamo uno pubblico in piazza. Cosa voleva dire? Se la forza del diritto sta nella persuasione circa il valore di una regola, di un precetto e quindi circa il valore della vita, la pena di morte fa decadere nella coscienza sociale la percezione del valore della vita e quindi favorisce gli omicidi. E non è un caso che negli Stati Uniti abbiamo 8 volte, quindi l'800% in più a parità di popolazione degli omicidi che abbiamo in Italia. La prevenzione è qualcosa di più complesso, quindi. E questo ci fa capire l'importanza dello stesso recupero della persona. Perché una volta che la legge è stata violata, nulla, non dimenticatelo mai, vi prego, nulla torna a confermare la vigenza della norma trasgredita
più di quanto non avvenga attraverso la stessa persona che ha compiuto il reato, che sul territorio prende una posizione che talvolta costa sacrificio e anche qualche rischio di presa di distanze dal reato commesso e di riconoscimento del valore della norma che è stata violata. Una persona recuperata mi chiude posti di lavoro criminale perché delegittima le scelte di appartenenza criminale, il loro aplomb, la loro attrattività. Cari amici, non è un caso che la criminalità organizzata tema soprattutto il membro recuperato, perché mette in discussione i legami di appartenenza e per evitare questo è anche magari disposto a uccidere. Ed è per questo che allora, anche rispetto alle pene lunghe, lo Stato ha interesse, la comunità ha interesse, di favorire nei più giovani soprattutto percorsi di affrancamento dall'appartenenza criminale, dando speranza, perché ogni volta che una persona è recuperata vince l'ordinamento giuridico e viene destabilizzata l'organizzazione criminale. Allora, se questo è vero, dobbiamo situare un poco, per passare poi la parola a chi entrerà un po' anche nella tecnica del merito della mediazione penale, così dobbiamo vedere perché non si può andare addirittura oltre. Beh, introdurre pene nuove dovrebbe dire innanzitutto introdurre oltre alla pena detentiva quando la si ritiene indispensabile, oltre alla pena pecuniaria per tassi, soprattutto una pena prescrittiva, fatta cioè di un programma, come oggi avviene in fase di esecuzione attraverso l'affidamento in prova, o come può avvenire con un interessante istituto nuovo che c'è per i minorenni dal 1988 e per gli adulti dal 2014, che è la messa alla prova durante il processo. Per gli adulti con limiti anche qui di gravità del reato che non ci sono per i minorenni. La messa alla prova in che cosa consiste? Il processo viene interrotto, la persona fa un percorso di prova seguito dal servizio sociale, dall'UEPE, per gli adulti fino a 2 anni, per i minorenni si può arrivare a 3. Se il programma di prova va bene, il reato può essere estinto. Per gli adulti richiede, tra l'altro, il compimento di un percorso di lavoro di pubblica utilità. Perché non arrivare, lo dicevo già prima, ad avere una pena principale prescrittiva? Ma andiamo oltre, anche perché è un po' strano che si possa fare un percorso prima della condanna, messa alla prova, dopo la condanna definitiva, affidamento in prova al servizio sociale, ma non al momento della condanna. Notate, questa resistenza, la condanna, deve essere sempre detentiva. La mediazione fa un passo in più. Già quanto abbiamo detto, la pena prescrittiva sarebbe un bel passo in avanti, anche perché, attenzione, per la prima volta si potrebbe far sì che al termine del processo, dopo avere stabilito se la persona è innocente o colpevole, se è colpevole, si possa rinviare l'udienza di poco e discutere del programma sanzionatorio con lo stesso condannato, eventualmente verificando anche proposte del condannato, ristabilendo un momento di dialogo con il condannato che nel processo che abbiamo oggi non esiste. Il processo che abbiamo oggi non è un processo di dialogo, perché di fronte a una pena pensata come un corrispettivo non ci può essere dialogo. C'è l'accusa e c'è la difesa che tutela gli interessi della persona. Nemo tenetur se detegere, nessuno è tenuto a danneggiare se stesso. E già anticipare al momento del processo una fase di dialogo sulla pena potrebbe essere estremamente importante, anche perché a quel punto si riduce la propensione stessa a un eventuale appello, se tutto sommato la pena
così costruita può sembrare accettabile. Con la mediazione penale si fa un passo in avanti e questo ci fa riflettere sull'ultimo dei capitoli che dobbiamo considerare, che è quello della vittima. Questa vittima troppo spesso ignorata dal sistema penale, questa vittima alla quale il sistema penale dice devi essere contenta della ritorsione che ti offro, ma se la risposta alla vittima è soltanto l'entità della pena detentiva, è ovvio che la vittima mi dirà, per dire come mia esigenza di dire che quello che è successo è grave, non potrà che esserci la pena più grave possibile, come vediamo tante volte nelle parole della vittima al termine del processo, quando non è stata inflitta la pena massima. Ora, qual è il bisogno vero della vittima? Io credo che il bisogno vero della vittima è soprattutto un bisogno di fare verità su quello che è accaduto, una verità possibilmente non puramente storica, ma una verità che abbia anche uno spessore umano, fare verità, perché la vittima ha bisogno di dire che quello che è accaduto non sarebbe dovuto accadere, che quello che è accaduto non dovrà più accadere. La modalità tradizionale rischia di vittimizzare la persona offesa una seconda volta, e ve lo voglio spiegare con un esempio che mi ha sempre colpito. Ricordate gli omicidi di Luigi Chiatti a Foligno, 30 anni fa, il mostro di Foligno, che poi era un ragazzo, che purtroppo ha seviziato e ucciso 2 bambini. E il corpo martoriato di uno dei 2 bambini lo trova il papà, pensate. E il papà scrive, nei primi 3 o 4 mesi, tutta la mia vita era l'attesa della sentenza di condanna nei confronti dell'assassino. Non poteva essere compito mio. Lo Stato si sostituiva alla mia esigenza di risposta nei confronti dell'assassino. Poi un giorno mi accorgo con mia moglie che il reato non solo mi aveva fatto soffrire, ma mi stava facendo divenire una persona per la prima volta desiderosa del male di un'altra persona. Mi stava facendo diventare diverso e mi vittimizzava una seconda volta. Beh, quell'uomo poi ha fatto una scelta eccezionale. Ha intrapreso la fondazione di un'associazione che si occupa di problemi di psicopatologia della sessualità degli adolescenti, perché ha detto, se avessi capito di farlo prima, in una città non grande come Foligno, probabilmente avrei intercettato anche l'assassino di mio figlio e forse mio figlio non sarebbe morto. Pensate che coraggio. Ma andiamo al caso estremo. Voi pensate che chi va dietro il vetro di un penitenziario degli Stati Uniti d'America a vedere morire il condannato a morte torna a casa pacificato? Che se ne renda conto o meno, torna a casa nella consapevolezza che quel reato l'ha fatto anche diventare una persona disposta a essere, come dire, contenta della morte di un'altra persona. E questo non deve avvenire. La risposta al bisogno della vittima deve essere diversa. E la mediazione agisce proprio su questo punto. Perché non deve essere possibile parlare del reato il più presto possibile? Oggi quando è possibile parlare del reato? Quando la condanna l'hai già subita, sei in carcere e allora nel rapporto in carcere con l'educatore, ogni educatore ha un 200 detenuti, quindi insomma ecco così, allora sei chiamato a rielaborare quello che è accaduto, a riflettere anche sulla eventuale riparazione, eccetera, eccetera. Ma siamo a anni dal reato. Già abbiamo detto prima che già sarebbe qualcosa
se recuperiamo un momento di dialogo al termine del processo con una pena prescrittiva? E perché non parlare del reato già subito? Ma lo si può fare nell'ambito del processo? No. Perché se nel processo io mi esprimo come un libro aperto, questo si ritorce contro di me. E non può essere chiesto all'imputato di autogiudicarsi, anche perché perfino moralmente non sarebbe giusto. Il soggetto imputato non ha gli strumenti e l'autonomia e la terzietà per autovalutarsi. E allora ecco, la cosa semplicissima, perché tutte le cose innovative sono di una semplicità estrema, solo che dal codice di Hammurabi in poi non lo si è più fatto. Sospendiamo il processo, in qualche modo, per esempio con una messa alla prova, ma comunque creiamo un momento di sospensione del processo e creiamo un luogo in cui si può parlare di quello che è accaduto. Si può parlare con apertura, con sincerità. L'ufficio di mediazione. Naturalmente i mediatori non si improvvisano. Devono essere bravi, autorevoli e adesso vedremo, secondo la legge, lavorare secondo precise disposizioni di legge e regole del rapporto con il magistrato. Il mediatore prepara le due parti, non sempre si arriva all'incontro, ma la finalità è questa. E quello che viene detto in mediazione non viene riportato al giudice. Si può parlare di come sono andate le cose. Voi mi direte, ma allora che cosa serve la mediazione se poi non viene riportata al giudice? No, l'ufficio di mediazione riporta una relazione. Su che cosa? Non su quello che si sono detti, ma sulla qualità della rielaborazione dei fatti e anche sulla proposta fatta dall'imputato di un proprio impegno concreto riparativo che non gli viene dal giudice, ma viene dalla sua stessa iniziativa. Notate, non l'abbiamo detto prima, per la vittima una riparazione è possibile solo se la pena è prescrittiva. Nella pena corrispettiva non c'è nessuna riparazione per la vittima. Se invece la risposta al reato ha dimensioni di percorso, ci può essere anche un impegno concreto in favore della vittima o del bene che è stato leso. Allora perché è importante la mediazione? Concludiamo su questo. È importante perché è ugualmente valida sia per l'imputato sia per la persona che ha commesso il reato. Per l'imputato, per il ragazzo che ha commesso il reato. Lui magari sa che storicamente, materialmente, il reato l'ha commesso lui, ma non ha mai avuto la possibilità di fare una verità con la V maiuscola sul reato che ha commesso, sul perché, sui presupposti, su che cosa è successo nella sua vita. La mediazione consente questo. E perché è importante anche per la vittima? Perché le persone si raccontano ciò che nel processo non può assolutamente avvenire. La vittima, per esempio, può raccontare di come ha vissuto il reato, di come è stata la sua reazione, di qual è stata la sofferenza, di qual è stata l'angoscia. Ma anche il ragazzo si può raccontare. E il raccontarsi è estremamente importante, perché se riesce si realizza il fatto di maggior spessore preventivo. Quale? Il ristabilirsi di un reciproco riconoscimento come persone. Il reato, piccolo o grande che sia, è sempre la riduzione dell'altro a una cosa. Io ti strumentalizzo rispetto a un mio interesse. Chi era per quel ragazzo che ha fatto uno scippo l'anziana signora scippata? Era una borsa con dentro un portafoglio, come Aldo Moro era il rappresentante delle istituzioni che si volevano combattere.
A sua volta, chi era quel ragazzo per la signora che è stata scippata? Un ladro, un delinquente, un farabutto. In mediazione, ciascuno ridiventa un tu, una persona per l'altro. Un ragazzo che ha commesso un reato, ma il ragazzo non si identifica col reato. E la stessa vittima non ha, attraverso la mediazione, quello che nessuno mai le potrà dare, cioè il riportare indietro le lancette dell'orologio. Nessuna pena, non dimentichiamolo mai, cancella quello che è accaduto. Quello che è accaduto è sempre irrevocabile. Ci potranno essere delle dimensioni di riparazione, ma nessuna risposta al reato cancella nulla. Ma la vittima arriva a poter condividere, e questo è un aspetto di pacificazione, un giudizio di negatività rispetto a quello che è accaduto. Sì, è vero, hanno inciso tanti fattori, possono esserci anche delle giustificanti, ma quello che è accaduto non doveva avvenire. E ottenere questo riconoscimento è un fatto di prevenzione fondamentale, perché una persona, dopo una mediazione seria, ben raramente, visto ciò che impegna sul piano psicologico, perché è facile raccontarlo dal tavolo, ma una mediazione è faticosa in un rapporto personale effettivo, e nello stesso tempo questo è un fattore che consolida molto fortemente l'ordinamento giuridico. Allora credo che alla fine possiamo anche porci una domanda un po' provocatoria, ma il processo penale ha come finalità prioritaria quella di condannare? Una volta ovviamente che abbia stabilito come suo compito se è colpevole o innocente, se il reato c'è stato, se... O forse non è quella la finalità principale del processo. La finalità principale del processo è quella del fare verità su quello che è accaduto, cercando di recuperare un giudizio condiviso su quello che è accaduto. E poi la stessa modalità della risposta al reato, chiamiamola pure pena, deve essere funzionale a questa dimensione costruttiva e la deve favorire. Non quindi un processo penale per condannare, perché l'aspettativa sociale è quella della ritorsione, ma un processo penale che, senza minimamente incidere sui diritti della difesa, il nemo tenetur sede tegere, cerchi di creare le condizioni per recuperare la verità su quello che è accaduto. Quante volte l'abbiamo sentito dire anche qui a Brescia? Non si cercano vendette per i fatti gravissimi anche di tanti decenni or sono, ma si cerca di recuperare una verità per comprendere davvero quello che è accaduto e perché sia un'esperienza storica che ci immunizza dal ripetersi ciò che tante volte la storia invece non ha consentito rispetto a quello che è accaduto. Quindi il capitolo della mediazione penale è molto importante, ho finito, e non è un caso che la mediazione a livello internazionale non sia nata rispetto alle cose piccole, ma rispetto alle cose grandi. Naturalmente è assurda a, diciamo, attenzione universale con Nelson Mandela, con le commissioni Verità e Riconciliazione del Sudafrica, che poi sono state riproposte anche in altri paesi, in Ruanda, in Uganda, in Perù. L'idea di Mandela, tutte e due le parti, anche la mia, hanno compiuto misfatti. Non apriamo la catena delle vendette e nemmeno facciamo l'amnistia con il colpo di spugna. Ciò che verrà ammesso davanti a un ufficio di mediazione verrà coraggiosamente ammesso e riconosciuto, non sarà punito. Pensate, il coraggio. La mediazione non è nata a livello internazionale sulle cose piccole, è nata sulle cose grandi, perché l'interrogativo che ci stava dietro era il seguente. Qual è il corrispettivo di un genocidio? Se la giustizia è corrispettivo, qual è il corrispettivo di Auschwitz? Qual è il corrispettivo di un genocidio?
Ecco, questo ci fa capire che l'idea della giustizia deve essere un'altra. La giustizia non è chiamata a cancellare, a far finta che non sia accaduto nulla. La giustizia però è chiamata a ricostruire. Rispetto al modello della bilancia, negativo per negativo, forse dobbiamo pensare a un modello diverso. Pensare il reato piccolo o grande, le fratture, le guerre, come una voragine, una frattura, e la giustizia come la faticosissima ricostruzione di un ponte sui due argini di quella frattura. Compito della giustizia non è, come per secoli si è ritenuto, far valere le ragioni di chi vince, ma tornare a rendere giusti i rapporti che non lo sono stati. Usiamo un termine che ci è familiare, ma in un senso più pregnante di quello consueto. Il compito della giustizia è giustificare, non nel senso di dare la giustifica come si fa col ragazzo a scuola, giustificare, tornare a rendere giusti i rapporti che non lo sono stati. Tornare a rendere giusti i rapporti che non lo sono stati. Per tutte le parti coinvolte, per chi ha sbagliato e per chi non ha sbagliato, salvo poi anche ricordarci sempre che tassi di corresponsabilità rispetto ai fattori che favoriscono certi misfatti esistono. Allora, per esempio, dire che la pace di Versailles non è stata una buona pace non vuol dire giustificare Hitler. Vuol dire però avere la maturità di vedere come troppe volte, e possiamo applicarlo anche alle situazioni attuali, a priori non si sono gestite in maniera adeguata situazioni relazionali e opportunità storiche. Pensate a quello che era accaduto e che ci aveva dato così grande speranza nel 1981 alla mia generazione, che allora era giovane, per poi ritrovarci dopo alcuni decenni in queste condizioni. Allora, che il diritto penale si guidi a questi due grandi concetti, capire che la giustizia non è la ritorsione, la giustizia ha sempre una dimensione costruttiva e programmatica, che non vuol dire far finta che non sia successo niente, ma vuol dire ricostruire, vuol dire sempre tentare di ricostruire e vuol dire riflettere anche sui presupposti remoti, su quella che noi chiamiamo la prevenzione primaria. Fate sempre l'esempio dei paradisi bancari rispetto alla mafia. E allora questo ci fa anche capire che un concetto troppe volte inteso solo in senso religioso, cioè quello di perdono, ha un grandissimo spessore laico. Cosa vuol dire perdono? Non vuol dire facciamo finta di niente. Sarebbe il più grande tradimento della morale, il non dare il nome del male al male. Perdono però vuol dire far valere una dignità. Io non mi metto sullo stesso piano. Chi ha perdonato ha lanciato questo messaggio. Io non mi metto sullo stesso piano del tuo aver fatto del male. C'è anche un orgoglio del perdono. E c'è un coraggio del perdono. E io ho ancora una guancia disponibile nei tuoi confronti. Cioè sono interessato al tuo percorso di vita. Perché so che se il tuo percorso di vita sarà un percorso di allontanamento dall'esperienza, magari malvagia, che hai avuto l'avventura di vivere, questo sarà un successo davvero per tutti. Ed in fondo è quello che ci dice la nostra Carta Costituzionale, a quello splendido articolo 3, dove dice, nel primo comma, la dignità sociale non dipende da un giudizio sull'altro, dalle sue condizioni personali o sociali, dipende solo dalla sua esistenza in vita, non dal fatto che sia povero o ricco, immigrato o non immigrato, all'inizio o alla fine della sua vita, sano o malato. Non dipende da un giudizio sull'altro. La giustizia non dipende da un giudizio sull'altro a cui tu commisuri l'agire corrispettivo verso l'altro.
E al secondo comma ci dice quella frase straordinaria che ha messo insieme il contributo per il primo comma di Giorgio Lapire e per il secondo di Lelio Basso, che è compito della Repubblica, quindi di tutti noi, rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Il compito della giustizia non è un compito ritorsivo, è un compito attivo. Chi agisce secondo giustizia è chi agisce rispetto a chiunque secondo modalità che sono conformi alla promozione della sua natura umana. Ecco, questa è la prospettiva che credo noi dobbiamo saper affermare nel mondo oggi. E mi perdonerete se ho cercato di dare un inquadramento a un tema tecnico come quello penalistico nell'ambito di snodi che oggi vanno molto oltre quelli del diritto penale. E vi ringrazio per la vostra pazienza. Bene, ringraziamo il professor Eusebi per questo quadro molto esaustivo che ci ha permesso di cogliere qual è il senso profondo della giustizia riparativa e qual è il ruolo anche culturale che il diritto penale può avere nella nostra società. Io credo che ci abbia aiutato a cogliere da dove viene un certo modo di interpretare la pena e anche quali possano essere però alcune strade per superare questa prospettiva. Ecco, mi pare che ci abbia indicato delle prospettive concrete. Voglio solo ricordare le ultime battute sul tema del perdono, che meriterebbero probabilmente un approfondimento per non relegarlo soltanto al contesto etico, ma per portarlo anche all'interno delle relazioni sociali, nelle mediazioni tra i rapporti, perché in qualche modo il perdono non solo restituisce dignità a chi ha commesso un reato, ma libera anche chi l'ha subito probabilmente questo reato. Grazie per questa introduzione molto, molto ricca. E ora sono contento di dare la parola all'avvocato Andrea Vigani, che fa parte del direttivo della Camera Penale di Brescia, è difensore come parte civile del processo di Piazza Loggia e credo che anche da questo osservatorio particolare ha avuto la possibilità di maturare delle riflessioni sul tema che noi oggi affrontiamo, quindi lascio a lui la parola. Grazie, buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio. Ringrazio innanzitutto il professor Eusebi perché ovviamente di solito si dice che dopo un intervento di questo tipo è difficile intervenire. Per me sarà più facile perché ha, diciamo, toccato tutti i punti fondamentali e ha dato una sostanza all'idea e al concetto di giustizia riparativa calata nel diritto penale che mi consentiranno di ridurre il mio intervento a questioni meno più spicciole, per così dire. Parto da una... prima di fare una... dare una visione d'insieme della riforma del processo penale in materia di giustizia riparativa, parto da quello che invece diceva il professor Simeone in esordio, cioè che è assolutamente vero, che noi fino ad oggi abbiamo sempre guardato alle esperienze di giustizia riparativa come a esperienze quasi utopiche. E infatti, come diceva giustamente il professor Eusebi, sono tutte esperienze che abbiamo vissuto come esperienze eccezionali, quindi la Commissione Verità e Giustizia in Sudafrica, le esperienze delle commissioni in Colombia, di cui ci ha parlato il professor Ceretti, l'esperienza del libro dell'incontro, quindi dell'incontro tra le vittime del terrorismo e gli autori di quei reati. Quindi esperienze eccezionali che è difficile calare nel contesto
del processo penale e del quotidiano del processo penale, come se fosse una sorta di scala regressiva, poesia, prosa, lavoro manuale, tanto per dare un'immagine di questo tipo. Mi interessa però, come primo passaggio, descrivere il terreno su cui questo tipo di riforma e questo tipo di introduzione, diciamo, di istituto viene innestato. E anche qui parto dalle riflessioni del professor Eusebi. Le mie sono riflessioni che sono prima di tutto quasi pregiuridiche, sociologiche, cioè sul significato e il ruolo che il processo penale in questi anni ha assunto. Perché noi quello a cui abbiamo assistito come avvocati, ma credo anche come magistrati e come opinione pubblica, è una recrudescenza dell'istinto retributivo e dell'istinto quasi vendicativo che si è voluto assegnare al processo penale. Come se il processo penale avesse assunto un significato quasi rituale, ovvero lo strumento attraverso cui la società riesce a liberarsi di qualunque questione in quel momento venga percepita come un pericolo o come un problema. Tutto questo è avvenuto in un sistema che, come ricordava il professor Eusebi, è sostanzialmente carcerocentrico, cioè l'unica pena che viene ritenuta adeguata è il carcere, la detenzione, a prescindere poi dal fatto che questa pena venga effettivamente o meno scontata e inflitta. Questa presunzione di un legame tra sicurezza, pena e carcere ha generato di fatto un cortocircuito, per cui viviamo in una società che le statistiche ci dicono progressivamente diventare più sicura e in cui la risposta del legislatore penale e la risposta della politica legislativa è stata quella di aumentare le pene, allargare il novero dei reati, in una forma di panpenalizzazione di tutto quello che ci circonda. In questo senso la potenza, diciamo, simbolica della pena comminata è diventata quasi insostenibile e questo ha provocato evidentemente poi un'influenza anche sulla gestione quotidiana e ordinaria del processo penale. Marius Briccoli, che era uno studioso di diritto penale, usava questa espressione all'inizio dell'introduzione di una storia del diritto penale, diritto penale della giustizia, e cioè che la storia del penale può essere pensata come la storia di una lunga fuoriuscita dalla vendetta. Ecco, noi negli ultimi decenni abbiamo assistito a un'inversione di tendenza, per cui ciò che abbiamo dovrebbe essere una fuoriuscita, dalla vendetta, vista come un sintomo di progresso, come ogni attività umana, invece ha avuto un arresto, quindi anzi, da questo punto di vista, qualche passo indietro. In tutto questo, in questa visione del processo e della pena, c'è un altro aspetto molto importante, e cioè la strumentalizzazione della vittima all'interno del processo. Perché? Perché il ruolo così, lo spazio così ridotto dal punto di vista processuale che è assegnato alla vittima nel processo penale italiano, cioè la presenza come persona offesa dal reato e quindi come parte civile ai soli fini risarcitori, paradossalmente ha ingenerato un meccanismo per cui si è strumentalizzato il processo, e anche qui, come diceva giustamente il professor Eusebi, e si è strumentalizzata la pena come unico referente della presenza della vittima nel processo, creando una sorta di antagonismo tra la vittima e l'imputato. Per cui in un sistema di questo così, in un sistema di questo tipo non c'è altra soluzione alle giuste pretese della vittima che una condanna il più severo possibile. Questa visione
e qui c'è il secondo passaggio, ha originato però un sistema che è un sistema inefficiente, che è un sistema inefficace, che è un sistema inutilmente afflittivo, e non lo dico io, non lo dice l'avvocato Vigani, ma sono i dati e le statistiche. Io l'altro giorno leggevo la relazione del primo presidente della Corte di Cassazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario, che dava conto di come al 30 giugno del 2021 sul sistema giudiziario italiano gravavano 2,5 milioni di procedimenti penali con autori noti. In un sistema in cui i tempi dei processi si sono progressivamente allungati, un sistema che crea una sovrappopolazione carceraria, a marzo siamo a 54,000 detenuti sui 50,000 posti disponibili. Quindi diciamo, non solo questo istinto retributivo ha permeato l'opinione pubblica e la società nei confronti dell'aspettativa del processo, ma anche, diciamo, si incide su un sistema già profondamente inefficace. Ed allora, da questo punto di vista, è su questo terreno che si innesta la riforma del processo penale, e in particolare la riforma del processo penale che prevede l'introduzione nel nostro sistema di sistemi di giustizia riparativa, o meglio, una organizzazione o una regolazione organica dei sistemi di giustizia riparativa. Il primo punto è che è effettivamente un cambio di paradigma, come ci è stato spiegato. Il sistema retributivo ha dei limiti, la pena come retribuzione ha dei limiti. Il tema della proporzione della pena è un tema assolutamente centrale, perché se il corrispettivo, come diceva il professor Eusebi, di un genocidio, di un crimine di guerra, per parlare di qualcosa che è profondamente attuale, sono 20 anni comminati dalla Corte Penale Internazionale, la domanda che uno potrebbe fare è: ma 15 anni per un traffico di sostanze stupefacenti, in che rapporto si pongono rispetto a questa pena? Quindi è chiaro che se andiamo ad analizzare nel profondo il tema della pena come corrispettivo, a un certo punto ci scontriamo con questi, con queste contraddizioni. La giustizia riparativa, quindi, in questi anni è stata sviluppata, si è sviluppato un discorso sulla giustizia riparativa, e oggi ci troviamo da quella visione di una idea utopica, di qualcosa di idealmente ambizioso ma difficilmente calabile nel contesto quotidiano della giustizia penale, ci troviamo invece oggi a un passaggio decisivo. Perché? Perché nella riforma del processo penale, nella legge delega al governo, che è rubricata come efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa, all'articolo 1 si dà una delega al governo per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell'ufficio per il processo penale. Quindi ci troviamo a questo punto davanti a una legge delega e a delle commissioni che stanno lavorando e che dovranno dare corpo a un articolato, all'introduzione nel nostro sistema di quello di cui fino ad ora abbiamo parlato, cioè di un paradigma diverso, di un tipo di giustizia che è apparentemente lontano dalla giustizia retributiva che noi conosciamo. C'è un'espressione inglese tradotta in maniera un po' così, che è infilare un piolo quadrato in un foro rotondo, che rende abbastanza bene l'idea di quella che può apparentemente sembrare come una, non un'incompatibilità, ma una difficoltà di conciliare la giustizia riparativa e i principi della giustizia riparativa, che adesso vedremo, con il processo penale come noi lo conosciamo, e la giustizia penale come noi la conosciamo. Parto da quelle che sono le fonti internazionali. La legge delega all'articolo 18
individua una serie di linee che il legislatore che dovranno essere seguite nell'articolato e quindi nella concretizzazione di quella che è il principio di introduzione della giustizia riparativa nel nostro ordinamento. L'articolo 18 dice: nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti una disciplina organica della giustizia riparativa sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi. Ed il primo è introdurre, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012-29, che è la direttiva vittime del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, e dei principi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato. Qui già c'è un primo tema interessante, perché la Commissione Lattanzi, quando aveva licenziato la relazione, che se non avete letto vi consiglio di leggere perché è interessantissima, con riferimento a questo passaggio usava l'espressione nell'interesse prevalente della vittima. Invece correttamente la legge delega riporta la giustizia riparativa a quella che è la sua natura più genuina, ovvero non c'è un interesse preminente della vittima, c'è un interesse comune della vittima, dell'autore del reato e della comunità. Quindi rimettendo e sciogliendo dal dubbio che l'introduzione della disciplina organica della giustizia riparativa potesse in qualche modo essere propendere per l'interesse di una parte piuttosto che dell'altra. Dicevo, porta l'articolo 18 addirittura la delega a definire la giustizia riparativa, cioè nella legge non c'è una definizione della giustizia riparativa. Quindi si fa riferimento, e il riferimento viene fatto, ai principi delle normative internazionali. Per esempio, la definizione di giustizia riparativa che troviamo nella raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri del 3 ottobre 2018, che definisce la giustizia riparativa ogni processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall'illecito, attraverso l'aiuto di un soggetto terzo, formato e imparziale. Qui abbiamo quello che è il cuore della disciplina della giustizia riparativa, ovvero un dialogo, un processo che consente il contatto tra l'autore del reato e la vittima del reato attraverso un soggetto terzo formato, quindi esperto, chiamato, nella raccomandazione viene chiamato un facilitatore, ma che possiamo genericamente chiamare un mediatore. La disciplina prevista dalla legge delega, alla lettera C, prevede che cosa? Beh, il secondo criterio direttivo che viene dato è quello di prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, quindi senza alcuna preclusione di fase. Su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità. E qui c'è la seconda caratteristica. La giustizia riparativa nasce per i casi eccezionali, per i casi più gravi, e quindi non avrebbe senso che fosse limitata dal punto di vista della pena e quindi trovasse una preclusione in un limite edittale di pena. Sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera A.
Qui abbiamo la seconda parte delle caratteristiche fondamentali del processo di giustizia riparativa, cioè il consenso che deve essere libero e informato sia per la vittima che per l'autore del reato. La questione dell'informazione e della completa informazione viene prevista poi anche tra le garanzie che la legge delega impone per l'attivazione dei programmi di giustizia riparativa. Quello che però è importante sottolineare è questo: non esclude, diciamo, non c'è un'esclusione legata alla gravità del reato. Poi vedremo nell'attuazione della delega dove il modello di giustizia riparativa e i processi di giustizia riparativa verranno introdotti, perché, per esempio, una delle forme di giustizia riparativa che oggi nel processo penale conosciamo è quella che si attiva attraverso la messa alla prova, la sospensione del processo per la messa alla prova, che ha dei limiti edittali. Oggi sono quelli dei 4 anni e dei reati a citazione diretta. Nella delega il limite edittale dovrebbe aumentare ai 6 anni, però è chiaro che se i percorsi di giustizia riparativa nel processo penale verranno introdotti attraverso la messa alla prova, ovviamente potranno incontrare nella fase del processo un limite edittale, cosa che invece non incontreranno verosimilmente nella fase di esecuzione della pena, cioè dopo la sentenza di condanna. A quel punto, se non c'è un istituto che fa un po' da porta di ingresso della giustizia riparativa nel processo penale, non ci saranno questioni legate né alla gravità dei fatti né evidentemente ai limiti edittali. La delega è interessante perché nella sua introduzione dà conto del fatto che quello che si deve, a cui si deve provvedere è una disciplina organica della giustizia riparativa, perché effettivamente abbiamo già dei germi e delle sperimentazioni di giustizia riparativa nell'ordinamento attuale. Quello che funziona maggiormente, quello numericamente più rilevante fino a un certo momento, è stato la mediazione penale nel processo penale minorile, in cui sia in fase preprocessuale che in fase processuale lo strumento della mediazione tra la vittima e l'autore del reato, in un contesto ovviamente professionalizzato, quindi alla presenza di un ufficio di mediazione, di mediatori professionali, è già diffuso. Si è poi spostato, si è data attuazione a delle forme di mediazione anche nel processo penale degli adulti, attraverso, come vi dicevo, la messa alla prova. C'è poi un ulteriore campo in cui, secondo la lettera della legge, la mediazione penale potrebbe trovare uno spazio, che è quella davanti al giudice di pace, ma la prassi, il modo in cui viene poi attuata è abbastanza lontano dal significato della giustizia riparativa. Nella delega, si danno tutti quelli che sono gli strumenti e i principi fondamentali che caratterizzano i processi di giustizia riparativa. Va detto che questa delega è un po' generica, nel senso che non risolve o non sembra risolvere in questo momento il problema fondamentale, che era quello di cui parlavo all'inizio, ovvero come fa questo piolo quadrato che deve entrare in un foro rotondo, quindi una sorta di apparente incompatibilità che deve rispondere alla domanda: ma i processi di giustizia riparativa, una volta che sono partiti, una volta che sono stati attuati e a seconda dell'esito che hanno avuto, come incidono sul processo penale? Come incidono sulla fase dell'esecuzione della pena? Questa è ad avviso un po' di tutti quelli che hanno commentato la legge delega, il problema su cui poi si misurerà l'effettivo peso e l'effettiva capacità di questa norma di modificare l'assetto non solo processuale ma anche culturale del processo penale come noi lo conosciamo. Alla lettera E, da questo punto di vista, dell'articolo 18,
Quali sono i principi e i criteri direttivi che da questo punto di vista la delega fornisce? Si dice prevedere che l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena. Prevedere che l'impossibilità di attuare un programma di giustizia riparativa o il suo fallimento non producano effetti negativi a carico della vittima del reato o dell'autore del reato nel procedimento penale o in sede esecutiva. Questa è la lettera in cui, diciamo, iniziamo a intuire come potrà declinarsi e manifestarsi nel nostro processo penale la giustizia riparativa introdotta secondo questa legge delega. Prima di tutto, l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa, che deve poter essere valutato nel procedimento penale e nella fase di esecuzione della pena. Qui bisognerà vedere quali saranno le forme poi di concretizzazione di questo principio. Se, come nella messa alla prova, un positivo esito della giustizia, del percorso di giustizia riparativa possa portare a una estinzione del reato, e come questo principio, quindi come questa manifestazione dell'esito positivo, possa essere valutato nella fase di esecuzione della pena. Qui ci sono due aspetti interessanti. La Commissione Lattanzi prevedeva un istituto che era molto interessante e che avrebbe consentito di allargare moltissimo l'effettività dell'introduzione della giustizia riparativa nel nostro ordinamento. La Commissione Lattanzi introduceva, proponeva di introdurre l'istituto dell'archiviazione meritata, cioè un percorso positivo di giustizia riparativa avrebbe consentito di superare quello che è uno dei problemi che la disciplina di questa giustizia può incontrare nel nostro ordinamento, che è quello dell'obbligatorietà dell'azione penale. Quindi si proponeva una forma di archiviazione che consentisse all'esito positivo di un processo di giustizia riparativa di chiedere e archiviare il reato. Questa parte è stata espunta dall'articolato della legge delega e quindi non c'è. Quindi quello spazio che si poteva aprire di fatto non si aprirà. Resterà, e bisogna vedere in che termini, ovviamente nella fase processuale, come vi ho detto, quindi in che modo il percorso di giustizia riparativa troverà la sua strada. Un eventuale percorso preprocessuale potrebbe essere poi valutato, ovviamente, da un altro punto di vista, e anche qui entra in gioco un altro concetto interessante, ovvero quello del delitto riparato. Cioè l'idea che il reato che viene contestato, una volta che si è svolto un percorso di giustizia riparativa, che ha messo in contatto e ha aperto un dialogo tra la vittima, l'autore del reato e la comunità, e ha contribuito a risanare la ferita e la lacerazione che il reato ha provocato, beh, quel reato sia un reato diverso rispetto a quello contestato originariamente, perché è stato riparato. La riparazione è un concetto che nel nostro ordinamento processuale penalistico non è estraneo, nel senso che noi oggi la conosciamo in diverse leggi speciali e nell'ordinamento penale. La disciplina prescrittiva in materia di contravvenzione sulla sicurezza sul lavoro, la disciplina in materia di reati ambientali, la valorizzazione del post fatto in relazione alla legge sulla responsabilità degli enti, l'adempimento del debito tributario, cioè tutte forme di riparazione che poi consentono una valutazione diversa di quel reato. Non è giustizia riparativa, ma è, diciamo, la dimostrazione che i concetti che stanno alla base della giustizia riparativa in realtà sono già presenti nel nostro ordinamento. Dicevo prima, il ruolo della vittima nel nostro processo penale ha subito da un certo punto di vista, a mio avviso, una strumentalizzazione, cioè una strumentalizzazione da parte, come dicevo prima, della società che guarda al processo penale come all'unico strumento per
concedere alla vittima ciò che la vittima nel processo chiede. Il rapporto tra la vittima e l'autore del reato nella giustizia riparativa diventa un rapporto paritario, che non significa evidentemente porre sullo stesso piano vittima e autore, dimenticando che c'è stata una lacerazione e che c'è stato un reato, ma significa, e su questo la legge è chiara, la delega è chiara, metterli sullo stesso piano perché hanno gli stessi diritti di accedere a un percorso di giustizia riparativa. Ci sono, dal mio punto di vista, alcuni aspetti che l'introduzione della giustizia riparativa non deve farci dimenticare, e che sono legati a quelle che possono apparire come le possibili frizioni nell'introdurre un istituto di questo tipo nel nostro ordinamento penale. Perché dicevamo, la giustizia riparativa è una giustizia che è caratterizzata dalla libertà assoluta dei partecipanti, da uno spazio neutro, uno spazio informale, e non è finalizzata a un'attribuzione di responsabilità e a un accertamento del fatto finalizzato alla comminazione di una pena. Questo può provocare ovviamente dei problemi, e può provocare dei problemi soprattutto con riferimento a due aspetti che sono, e dal punto di vista ovviamente del difensore, questi sono aspetti particolarmente importanti. Il tema della presunzione di innocenza e il tema della funzione della pena. E mi spiego. Il primo passaggio delicato è quello relativo al cosiddetto riconoscimento dei fatti, cioè il percorso di giustizia riparativa ha come punto di partenza, come terreno comune, non l'ammissione di responsabilità, perché la raccomandazione del Comitato dei Ministri, a cui ho fatto riferimento in precedenza, non utilizza l'espressione ammissione di responsabilità, ma parla di un riconoscimento dei fatti principali da parte dell'autore e della vittima del reato. Quindi lasciando intendere che non si tratti di un'ammissione di responsabilità e non possa trattarsi di un'ammissione di responsabilità. Però evidentemente il tema di ciò che viene detto e ciò che accade all'interno del percorso di giustizia riparativa non è estraneo al tema della presunzione di innocenza e per certi aspetti al tema del nemo tenetur sede tegere. Perché? Perché è evidente che nel momento in cui si pone l'autore del reato in un dialogo con la vittima e questo dialogo riguarda l'ammissione dei fatti che sono oggetto di quel dialogo, questo può creare delle frizioni. La delega e la normativa internazionale a cui fa riferimento risolve questa frizione stabilendo una serie di garanzie e soprattutto stabilendo l'assoluta inutilizzabilità di tutto ciò che viene detto e accade all'interno del percorso di giustizia riparativa. È evidente che questo si dovrebbe materializzare nel fatto che la relazione che poi viene fornita all'autorità giudiziaria, al giudice, nella fase in cui il processo di giustizia riparativa viene attivato sia assolutamente essenziale, quindi senza fare alcun riferimento a ciò che accade all'interno del processo di giustizia riparativa. Quindi, se da un lato questa forma di garanzia, e cioè l'inutilizzabilità assoluta di ciò che appartiene al processo di giustizia riparativa, può rappresentare un argine, ovviamente la domanda è come si può nel nostro processo fare in modo che il solo accesso al processo di giustizia riparativa
non influisca poi sulla valutazione del fatto e del processo da parte del giudice, del pubblico ministero e dello stesso difensore, perché il processo penale è comunque un processo che, i cui attori sono esseri umani che hanno, sanno ovviamente governare le regole del codice, ma subiscono l'influenza anche di un fattore esterno, che in questo caso non sarebbe esterno, ma sarebbe un processo attivato all'interno del processo stesso. È chiaro che ci sono, dal mio punto di vista, e qui bisognerà vedere come verranno declinati, ci sono dei passaggi ulteriori che dovranno essere fatti. Da un lato è inevitabile che, e su questo la delega insiste molto, la formazione degli operatori è una formazione fondamentale, perché il cambio di paradigma culturale è un cambio di paradigma che riguarda tutti. Da questo punto di vista riguarda non solo i mediatori, ma riguarda anche evidentemente i giudici, i pubblici ministeri e i difensori. E non a caso la delega prevede che vi sia una forma di dialogo e una forma di aggiornamento e di confronto su questi temi. Il tema che si pone, per esempio, ulteriore, è quello del diritto di difesa. Non tanto all'interno del processo di giustizia riparativa, perché è evidente che una volta che il processo di giustizia riparativa viene attivato, il diritto di difesa, proprio per la natura del processo di giustizia riparativa, tutto sommato non rileva, perché è uno spazio libero, neutro, non si, come dicevo in precedenza, non si dialoga e non si accerta un fatto per il riconoscimento di una responsabilità e la combinazione di una pena. Ma la fase di, a mio avviso, accesso, la valutazione dell'accesso al percorso di giustizia riparativa e la sua conclusione potrebbero essere due fasi piuttosto delicate in cui il diritto di difesa, attenzione, non solo per l'autore del reato, anche per la vittima del reato, può essere un fattore importante, tanto che sul punto le normative internazionali, e in particolare i principi generali delle Nazioni Unite, stabiliscono il diritto all'accesso alla difesa in queste fasi della giustizia riparativa. Quindi, dicevo, queste possono essere, dal mio punto di vista, alcune delle frizioni e dei problemi che l'introduzione di un sistema organico di giustizia riparativa può incontrare nel nostro sistema. Penso alla fase dell'esecuzione delle pene, in cui il ruolo della giustizia riparativa, come giustamente qualcuno ha fatto notare, non deve in alcun modo tramutare il giudizio di sorveglianza in un quarto grado di giudizio. Per cui una rivalutazione del fatto attraverso il percorso di giustizia riparativa e attraverso un ruolo della vittima o dei familiari della vittima che possa, in una fase in cui, lo ricordiamo per chi magari non lo sa, ma l'imputato è già stato condannato e sta già scontando una pena, non si ritrovi poi a dover avere a che fare con una funzione della pena diversa da quella che non può altro che essere quella rieducativa. Quindi, dicevo, queste possono essere le frizioni della disciplina della giustizia riparativa nel nostro ordinamento. Ovviamente sono tutte valutazioni che si fanno sulla base della delega. Le commissioni, i gruppi di lavoro stanno ancora lavorando. Ieri mi diceva un collega che è impegnato in una di queste commissioni che hanno ricevuto una proroga, quindi fino al 10 di maggio credo avranno tempo per delineare i profili della, diciamo, non solo della riforma del processo penale, ma in particolare di questa della giustizia riparativa. Diciamo quindi che, per concludere, l'opportunità è un'opportunità, dal mio punto di vista, importante. È un cambio di paradigma. Io credo che, da questo punto di vista, si possa dire che, come in ogni attività umana, c'è un progresso e la naturale progressione
tecnologica consente di progredire nei vari campi della scienza e delle attività umane, questa potrebbe essere, diciamo, l'introduzione della giustizia riparativa nell'ordinamento penale, potrebbe essere una forma di progresso, cioè potrebbe consentire anche solo una distillazione di questa giustizia riparativa, anche solo un utilizzo magari non così massivo all'inizio, perché bisognerà capire in che modo se ne potrà fare uso, però potrebbe essere uno strumento che consente di disinnescare questa spirale in cui ormai stiamo precipitando e siamo precipitati, di una giustizia penale che sta tornando a essere una giustizia penale vendicativa, in cui la pena può essere solo una pena retributiva e l'unica pena concepibile dalla società è divenuta il carcere, una giustizia che a questo punto cambi, e dal punto di vista culturale, l'approccio sia da parte degli operatori ma soprattutto da parte della società, che che non guardi più alla giustizia penale come il lavacro all'interno del quale risolvere qualunque questione la società si trovi ad affrontare. Grazie. Ringrazio l'avvocato Andrea Vigani, che ci ha fatto entrare diciamo nelle pieghe dei provvedimenti di questa riforma, non nascondendo anche possibili punti di frizione, qualche difficoltà. Quello che è certo è però che al tempo stesso questa riforma chiede un cambio di paradigma, ed è un cambio di paradigma, e questo è possibile soltanto se si passa attraverso anche una formazione degli operatori, perché ogni riforma ha bisogno poi di qualcuno che la interpreti e che la realizzi. Ecco, credo che questo che è stato descritto come un progresso, una forma di progresso, ci permetta di fare dei passi in avanti, ma sono dei passi in avanti che vanno accompagnati. Ecco, io credo che a questo punto abbiamo tutti gli elementi per poterne discutere insieme, quindi aprirei il dibattito, chiedo quindi a chi è in sala se ha delle domande, delle considerazioni che vuole condividere con i relatori, e se i relatori sono d'accordo io farei in questo modo, magari raccoglierei alcune sollecitazioni in modo che poi possiate rispondere, magari tenendo conto anche di diversi aspetti che vengono proposti. Devo chiedere però a chi interviene di venire qui e parlare dal palco, in modo che l'intervento possa essere ripreso e registrato. Non è una forma di minaccia, e lo dico solo perché questo ci permette di avere la documentazione necessaria, e quindi vi chiedo questo sforzo di venire qui e di parlare appunto dal palco. Prego, si accomodi pure. Magari, visto che probabilmente non ci conosciamo tutti, vi chiedo anche di dire il vostro nome, il vostro ruolo, e poi di porre il quesito o condividere le considerazioni. Avvocato Veronica Zanotti, buongiorno. Buongiorno. Chiedo ad Andrea, ma mi interesserebbe anche, con il quale condivido naturalmente la seduta nel Consiglio Direttivo della Camera Penale, ma anche mi interessa molto l'opinione del professore Eusebi circa un rilievo che io avevo fatto tempo fa, su quando si iniziava, insomma, quest'estate a parlare un po' degli aspetti tecnici della riforma. Una mia impressione, volevo capire se voi la condividete o come possiamo insieme riflettere su questa cosa, cioè io vedo nella riforma, tra i vari aspetti e con riferimento specifico anche al tema di oggi, cioè la giustizia riparativa, una continua fuga dal processo. Cioè sappiamo bene che alla riforma si arriva
contingentati dalle lentezze croniche del processo penale, con l'esigenza di diminuirne i tempi, ma l'impressione che io ne traggo è una fuga dal processo, cioè aumentiamo i reati rispetto ai quali che siano procedibili a querela, aumentiamo il limite entro il quale sia concedibile la messa alla prova, aumentiamo anche questo processo parallelo di giustizia riparativa rispetto al processo penale. E allora io mi chiedo, c'è ancora un ruolo del difensore? Secondo vecchi parametri probabilmente no, ma mi chiedo se ci sia ancora uno spazio della difesa rispetto al processo della giustizia riparativa, perché oggi ne stiamo parlando, ma anche tutti questi altri istituti che naturalmente, a mio modesto avviso, determinano una fuga dal processo più che una, diciamo, uno stare nel processo secondo i canoni tradizionali. Grazie. Grazie, grazie a lei per questa questione, mi sembra molto rilevante. Qualchedun altro vuole intervenire? Ci sono altre domande, altre considerazioni? Non ci sono altre considerazioni, intanto magari possiamo rispondere a questa questione e poi eventualmente, se qualcuno prende coraggio e vuole condividere il suo parere, lo potrà fare. Allora, do la parola all'avvocato Vigani, sì, così magari potete dialogare. Dunque, io sarò abbastanza breve. Non credo sia una fuga dal processo, o meglio, ma questa è una mia opinione personale. Se per fuga dal processo noi intendiamo che finalmente prendiamo consapevolezza che non tutto è riducibile a un illecito, non tutto è, deve essere risolto attraverso l'introduzione di una norma penale, e quindi la celebrazione di un processo e la combinazione di una sentenza di condanna, beh, se questa è la fuga dal processo penale, per me è solo auspicabile, perché è il problema che noi ci troviamo ad affrontare, cioè questa inflazione penalistica. Diverso è il discorso se, come immagino tu intendessi dire, questa non è tanto una fuga dal processo, ma è un tentativo di deviazione dalle garanzie difensive, dalle garanzie del difensore. Però io, mentre su questo ritengo che sì, proprio perché bisogna evitare e bisogna fare moltissima attenzione a non deviare dalle garanzie difensive e quindi tutto ciò che può sembrarci un detrimento, una riduzione di una garanzia, lì esiste lo spazio ancora attuale del difensore. Per tutti invece quegli aspetti in cui l'introduzione, la depenalizzazione, l'introduzione di fattispecie procedibili a querela, dal mio punto di vista, se non c'è un detrimento di garanzie difensive, sono semplicemente la presa d'atto che probabilmente abbiamo dato al processo penale, abbiamo attribuito al processo penale un ruolo eccessivamente ampio per risolvere qualunque questione ci si trovasse davanti. Ecco. Nello specifico, chiedo scusa, allora faccio un'ultima aggiunta, è chiaro che per quanto riguarda nello specifico l'introduzione della disciplina organica della giustizia riparativa, come dicevo, ci sono a mio avviso degli spazi che andranno valutati quando la delega poi verrà messa nero su bianco, per capire
negli spazi dei percorsi di giustizia riparativa, soprattutto nei passaggi tra il processo o il processo di esecuzione e il processo di giustizia riparativa e il ritorno da un processo di giustizia riparativa fallito, per esempio, al processo penale, lì probabilmente bisognerà capire come il diritto di difesa e gli spazi del diritto di difesa verranno presidiati e verranno valutati. Bene, grazie. Lascio la parola adesso al professor Eusebi. Ma condivido quanto veniva detto. Naturalmente si tratta di ripensare anche il ruolo tradizionale del difensore, anche rispetto alla parte civile. A me è capitato negli ultimi mesi di dialogare con alcuni avvocati bresciani che mi chiedevano un po' un punto di vista rispetto a situazioni delicate, una situazione di lesioni gravissime, per esempio compatibile con la messa alla prova, in cui ci si domandava: ma davvero la vittima, che in questo caso era soprattutto un familiare, il congiunto, che cosa cerca davvero? Cerca la condanna simbolica dell'altra parte o invece vorrebbe sentirsi finalmente dire un mi dispiace e una assunzione, come dire, del quadro complessivo della situazione in termini di una responsabilità quantomeno sul piano umano, anche rispetto a fatti grossi, poter arrivare ad avere un embrione di riconoscimento che, per esempio, in certe fasi storiche si sono sbagliate completamente le prospettive. Ciò che magari in un processo tradizionale non si riesce a ottenere, ecco, non è cosa banale ed è cosa da valutare. Certo, il compito dell'avvocato diventa più complesso rispetto all'avvocato, dico un po' riduttivamente, del litigio, che ovviamente è della tutela rispetto alle ipotesi accusatorie per valutare se esse tengono o non tengono. Del resto, vedremo com'è la legge, il decreto legislativo. Non sembra che l'apertura alla giustizia riparativa, visto che, per esempio, purtroppo non si è accettata l'archiviazione meritata, sia una giustizia riparativa dove non si fa più il processo. Sembrerebbe semmai un innesto del rilievo della giustizia riparativa nell'ambito di un processo che comunque si è celebrato in termini di accertamento dei fatti e delle responsabilità. Certo, io avrei preferito che l'archiviazione meritata ci potesse essere. Per esempio, c'è uno studio che risale ormai a 11 anni fa di questa università sulla gestione della responsabilità penale del medico, in cui si diceva: ma se sulla responsabilità colposa del medico, che è poi alla base di molti atteggiamenti pericolosissimi di medicina difensiva da parte del medico, si fosse instaurata una procedura riparativa soddisfacente, con esiti di risarcimento sul piano materiale, ma anche, per esempio, di disponibilità, che so io, a una riqualificazione, a un miglioramento di determinate prassi in sede organizzativa, ospedaliera o di reparto, perché è ancora necessario attivare il procedimento penale? Soprattutto rispetto ai costi enormi anche in termini di rischi per il malato della medicina difensiva, per cui il medico può ritenere, come tutti voi sapete, chi me lo fa fare a proporre al malato
un intervento, un piano diagnostico che può avere dei rischi, se poi dopo so che con tutta probabilità, se le cose come in alcuni casi inevitabilmente non vanno bene, dovrò subire per anni un procedimento penale, magari per essere assolto solo dopo un'avventura molto, molto faticosa. Semmai io stesso devo dire che ho pensato, qualche volta l'ho anche scritto in un articolo di qualche anno fa, pochi, mi pare su diritto penale e processo, sulla messa alla prova, se la messa alla prova debba essere davvero sempre intesa come prioritariamente uno strumento di deflazione del processo, o se invece magari nel momento in cui si ampliano gli spazi della messa alla prova, la commissione Lattanzi andava molto al di là dei 6 anni, arrivava ai 10 anni, ecco così, vedere se anche durante messa alla prova in qualche caso si possa proseguire il processo per l'accertamento dei fatti e delle responsabilità. Questa è una cosa che potrebbe essere studiata nella misura in cui si ampli l'accesso alla messa alla prova, per cui a un certo punto l'imputato inizia un percorso che potrebbe portare a un esito estintivo, che per lui sarebbe estremamente importante, ma dice non rinuncio a che ci sia un accertamento effettivo dei fatti. Certo, bisogna però tenere presente che è una problematica che per l'avvocato si pone anche con riguardo al patteggiamento, che cosa faccio? E certo il patteggiamento dà meno di una messa alla prova, perché il patteggiamento implica pur sempre una condanna, mentre la messa alla prova, se va bene, implica l'estinzione del reato. Certamente quello che non auspichiamo per l'Italia, anche attraverso quella disposizione che sembra banale ma non lo è, per cui la messa alla prova per l'adulto avviene su richiesta, non auspichiamo per l'Italia alcune derive americane, dove come tutti noi sappiamo il pubblico ministero ha un potere enorme e dove qualche volta il pubblico ministero in qualche modo impone il probation come unica strada per evitare quella che con tutta probabilità sarebbe una condanna pesante, ma che diventa un probation talmente complesso e talmente foriero di poi censure di inadempimento che finisce per fungere da qualche cosa di contrario a un beneficio, cioè quasi come un moltiplicatore della probabilità poi di finire effettivamente detenuto. Quindi il problema che viene sollevato certamente è un problema importante, quello della funzione classica del processo di accertare i fatti e le verità, i fatti e le responsabilità. Non mi pare che ci si muova nel senso di una rinuncia al processo e condivido quello che è stato detto, che il nodo dell'attenzione è certamente sempre quello che non vengano diminuiti i diritti della difesa. Tra l'altro, al di là di quello che dice la legge delega, quella norma pressoché inattuata, salvo che nelle province di Trento e di Bolzano, della messa alla prova presso il giudice di pace, è importantissima perché è l'unica norma di diritto positivo vigente che dice che ciò che viene fatto, detto, nella fase che potremmo chiamare di mediazione, che lì si chiama di conciliazione, sia che quella fase si sia avvalsa di un ufficio di mediazione, sia che presso il giudice di pace la conciliazione sia stata addirittura, il tentativo di conciliazione sia stato gestito dal giudice, cosa molto strana, un giudice che fa un po' da mediatore, ecco, ciò che si è detto in mediazione non deve rilevare in alcun modo ai fini della decisione finale.
con questa posizione un po', come dire, strana di un giudice che a un certo punto deve staccare la corrente nel suo cervello da quello che ha sentito nella fase di conciliazione. Ma d'altra parte questa è una norma marginale e, come dicevamo, pressoché inattuata, però è molto importante perché è l'appiglio tecnico per dire oggi anche qui a Brescia c'è anche presente chi lavora in questo ufficio, è l'appiglio tecnico per dire che i membri dell'ufficio di mediazione penale minorile non possono essere chiamati a testimoniare nel processo su quello che hanno sentito durante la fase di mediazione. Bene, grazie. Nel frattempo sono... Prego. Anche a lei chiedo di dire nome, funzione e poi di intervenire. Mi sembrava molto bella e suggestiva l'immagine di una giustizia che deve tornare, che deve tendere a rendere giusti i rapporti che non lo sono stati. Guarda. Sì, mi sembrava, dicevo, molto bella e suggestiva l'immagine di una giustizia che deve tendere a rendere giusti i rapporti che non lo sono stati. Allora mi chiedevo, ecco, chiedevo al professore Eusebi, cosa vuol dire questo per la vittima, per il reo e anche per la comunità? Cioè, quando un rapporto torna ad essere giusto, che cosa accade? E all'avvocato Vigani, visto che mi occupo anche di formazione, ecco, mi premeva una questione interessante a cui ha accennato, la formazione degli operatori. No, parlava di operatori e del loro ruolo cruciale perché si ha a che fare con un cambio di paradigma. Ecco. Come si diventa mediatori penali? Che cosa vuol dire imparare un nuovo paradigma? Grazie. Prego, nell'ordine. Va bene, allora... Sì, grazie per questo intervento perché ci dice quanto le competenze interdisciplinari sono importanti. Non a caso, qui in settembre-ottobre, presso la nostra sede universitaria, qui a Brescia, inizierà un master di primo livello biennale promosso dalla Facoltà di Psicologia, in particolare dall'Alta Scuola di Psicologia, insieme al Centro Studi di Psicologia Giuridica, quindi in collaborazione tra psicologi e giuristi, direttore è il professor Giancarlo Tamanza, condirettore sono io stesso, e speriamo in questo modo di rispondere anche all'esigenza di competenza e di autorevolezza che dovranno avere i mediatori e gli uffici di mediazione attraverso una solida preparazione multidisciplinare di ambito universitario. E mi sembra alquanto chiaroveggente che una facoltà come quella di psicologia abbia compreso l'importanza del tema della mediazione e l'importanza del dare solide competenze al di là della buona volontà singola delle persone. Che cosa vuol dire tornare a rendere giusti rapporti che non lo sono stati? È un compito, come dice l'articolo 3 della Costituzione, che non è mai definitivamente ultimato. Però è una prospettiva estremamente importante, che ci dice che non si tratta di vincere l'uno sull'altro, nemmeno quando l'uno ha sbagliato, sebbene molte volte si debbano riconoscere aspetti plurivoci. Quante volte constatiamo che la persona in carcere è una persona che è stata deprivata di tante opportunità umane e culturali, tante volte anche dagli anni più lontani, infantili, così, della sua vita. Allora, tornare a rendere giusti i rapporti che non lo sono stati vuol dire soprattutto ricreare tra le persone coinvolte quel rapporto di reciproco riconoscimento, come un tu, io non ti strumentalizzo più, ho compreso che la mia realizzazione
non sta in una strumentalizzazione, in una cosificazione del rapporto con l'altro. Sul piano più generale, internazionale, vuol dire che non si fa la Pax Romana o la pace di Versailles, che è la pace del vincitore dopo aver strangolato il vinto, ma si cerca, semmai ci sarà pace in Palestina, che tutte le ragioni in gioco possano avere uno spessore e possano essere contemperate rispetto alle ragioni dell'altro. Naturalmente questo dovrebbe anche essere possibile per tutti i conflitti in atto, dall'Ucraina allo Yemen, a tutti gli altri che sono. Ma d'altra parte però abbiamo anche che il fatto che poi questi passaggi non avvengono soltanto per via culturale, ma avvengono proprio attraverso chi ha le redini del potere. Ecco, vorremmo sempre immaginare che poi popoli che hanno sofferto enormemente non si trovino a dover constatare di essere stati vittime di giochi e di relazioni problematiche più grandi di loro, ecco, tutto sommato. Tornare a rendere giusti i rapporti che non lo sono stati, forse per la sua domanda, e non è un escamotage, vale quel detto ebraico che dice che ci sono domande che non vale la pena porre perché hanno risposta, e ci sono invece domande che hanno spessore perché una risposta definitiva non ce l'hanno, ma indicano un trend, un'aspirazione, un percorso del quale mi sembra di poter dare le coordinate di cui ho detto prima, cioè vedere nell'altro non l'elemento di inciampo della mia vita, un limite, il discorso di Caino: se non ci fosse Abele la mia vita si potrebbe espandere senza incontrare inciampo su di lui, quanti se non ci fosse Abele oggi, l'altro, l'immigrato, il concorrente, quello dell'altro partito politico, il bambino che vuol venire al mondo quando non era atteso, non so, il nonno che si ammala, ecco, tutte le situazioni che ci fanno difficoltà nella vita. E forse quello che ci indica l'articolo 3 della Costituzione è capire, in alternativa a Caino, che se io elimino l'altro che mi fa problema, in qualche modo elimino anche l'occasione che mi dà la vita per essere autenticamente me stesso, perché la mia vera realizzazione non si ha nel momento in cui elimino l'altro o sono semplicemente indifferente rispetto all'altro, ma nel momento in cui io agisco effettivamente per l'accoglienza dell'altro. Un po' come diceva Hannah Arendt, no? Noi ci riteniamo tante volte conflittuali, ma la realtà umana nasce come realtà plurale e la nostra realizzazione è appunto, non a caso il termine riproduce, di carattere relazionale. Grazie. Allora, avvocato Vigani, prego. Dunque, io posso darle una risposta sulla base della legge delega, nel senso che ovviamente, per esempio, a Brescia funziona l'ufficio di mediazione penale minorile, che ha una storia importante e che è stato un precursore dal punto di vista di queste esperienze. Per quanto riguarda invece la formazione dei mediatori, e quindi diciamo probabilmente potrebbero rispondere sulla formazione dei mediatori che in questo momento già svolgono questo compito. Nella legge delega è prevista una parte di disciplina che dovrà invece individuare la formazione proprio dei mediatori esperti, che addirittura vengono indicati come accreditati per l'accreditamento presso il Ministero della Giustizia. Quindi si dà, diciamo, indicazione perché vengano previsti i requisiti per l'esercizio di questo tipo di attività. Quindi saranno oggetto e sono oggetto poi della redazione definitiva dei decreti. La cosa che mi interessava però sottolineare è questa: da un lato che nella delega
si indica espressamente di individuare i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, che dovranno essere erogati da strutture pubbliche, quindi enti locali e convenzionati. Ma con riferimento specifico alla formazione, all'individuazione della figura del mediatore, la legge delega dice che nel disciplinare la formazione dei mediatori si dovrà tenere conto delle esigenze delle vittime del reato e degli autori del reato e delle capacità, e qui vengo perché è una parte della risposta, diciamo, della domanda che lei ha fatto anche al professor Eusebi, e delle capacità di gestione degli effetti del conflitto e del reato. Cioè uno dei requisiti che verranno individuati sarà proprio quello, evidentemente, immagino sarà poi parte della formazione, di gestire il conflitto in finalità, con una finalità ovviamente di cura di questo conflitto. Bene, prego. Maglio. Beh, intanto davvero grazie per le relazioni che sono state fatte. Mi ponevo un paio di domande, legandole anche un po', come dire, alla mia esperienza. E cioè, io ho fatto un certo tipo di percorso, incontrando quindi colpevoli. Ma il punto di partenza è sempre stato di aver di fronte a me colui che ha riconosciuto di aver commesso il reato. E quindi, partendo da questa assunzione di responsabilità, ho potuto aprirmi ad un dialogo, e ad un dialogo estremamente fecondo, perché questo dialogo è servito anche a me per rivedere molte parti della mia storia e quindi rimetterle in discussione e quindi trasformare quell'ascolto in una reciprocità di riconoscimento, eccetera, eccetera. Però ci sono altri due aspetti, però voglio dire, partivo da un dato certo: lui è il responsabile, riconosciuto, assunto, eccetera, eccetera. E in quanto tale aprire un dialogo che mi ha portato, ed è stato estremamente positivo anche per me stesso, il poter dialogare con chi ha compiuto reati che peraltro sono anche reati che investono a forte impatto sociale. Però l'altro problema è questo: come si colloca la vittima oggi all'interno del processo? Si colloca in una dimensione in cui quasi sempre l'imputato è visto come il colpevole. E quindi di fronte al termine del processo, in modo particolare, qualora non ci sia un elemento di condanna, entra una sorta di frustrazione da parte della vittima, con conseguenze anche sul piano di tipo istituzionale, per le ragioni che sono state dette prima non le riprendo più assolutamente. Quindi io credo che ci debba essere da un lato un prima, e cioè la vittima non può affrontare un processo partendo dal principio che chi ha di fronte è il colpevole. Ma dovrebbe essere un elemento in cui, e questo inevitabilmente passa attraverso, come dire, l'affrontare il reato, e quindi il tema delle prove, della sua responsabilità, che però dovrà essere stabilito. Secondo me il passaggio è estremamente importante, perché già nel corso del processo, se io come vittima parto dal presupposto che non ho di fronte il colpevole, ma una persona che va giudicata alla fine e verrà stabilita la sua più o meno responsabilità, è chiaro che devo farmi forte anche dell'idea che lui potrebbe anche non essere il colpevole.
però questo implica una sostanziale modifica sul piano penale. Mi pare che l'articolo 11 della Costituzione preveda che sostanzialmente la parte civile è in una non sufficientemente riconosciuta nell'ambito del processo, in quanto è sostanzialmente portatore di un danno che ha subito e deve avere un riconoscimento. E questo è già un primo elemento, a mio avviso, che andrebbe indubbiamente modificato. L'altro aspetto però, che per certi aspetti è più importante e che implica evidentemente, come dire, un coinvolgimento più ampio della comunità, in cui si dovrebbe capire che il processo non è un a priori in cui c'è già una condanna definita, ma che cosa significa invece la presunzione di innocenza, eccetera, eccetera, che mi sembra in realtà, soprattutto in questi ultimi anni, un elemento che si è annullato. A livello di opinione pubblica, ma anche di mass media, l'imputato è già presentato come colpevole quando succede qualche cosa. E questo è frutto anche di tutta una serie di strumentalizzazioni che non sto qui a riprendere, anche per ragioni di consenso politico, eccetera, eccetera. Però rispetto alle proposte attuali e ad una possibilità di intervento di sospensione del processo temporaneo per poter fare un eventuale percorso di incontro, eccetera, eccetera, come può verificarsi se non esclusivamente una presa di dialogo attorno ad una idea che riguarda sostanzialmente il fatto e il contesto storico in cui esso è avvenuto, ma non può entrare nel merito, a meno che colui che è sul piano dell'imputato non riconosca, pur con tutte le garanzie di segretezza, eccetera, eccetera, di aver effettivamente fatto questo percorso. Poi, altrimenti, diversamente, io farei molta fatica a dialogare con chi non riconosce anche le proprie responsabilità. Non so se sono stato chiaro, perché questo mi sembra un punto estremamente, estremamente decisivo. Grazie. Grazie Mario per questa questione che mi sembra dirimente centrale nel processo di, diciamo, anche di riconciliazione, a proposito di quello che si diceva prima del perdono, questo tema dell'assunzione della responsabilità, del riconoscimento della responsabilità, mi sembra un tema importante. Non so chi vuole intervenire prima. Va bene, allora. Sì, cambiamo. Ma io su questo punto credo che sia quello che poi dicevamo nella parte precedente, cioè la giustizia riparativa, secondo le norme a cui fare, divento un po' tecnico, nel senso il tuo intervento era un intervento ovviamente molto più alto e probabilmente il professore poi darà una risposta migliore della mia. Io parto da quello che per me è la questione tecnica alla base della legge delega, cioè il riferimento alle norme internazionali, come dicevo prima. È chiaro che il percorso di giustizia riparativa deve avere alla base, perché lo dicono le normative internazionali, il riconoscimento dei fatti di cui si dialoga, perché altrimenti non può esserci. Quello che non viene detto è che ci debba essere un'assunzione di responsabilità, ma non intesa assunzione di responsabilità in relazione ai fatti, assunzione di responsabilità in senso di ammissione di colpevolezza. Quindi quello, stando a quello che dovrebbe essere la linea della delega, non dovrebbe essere previsto, ma perché questo creerebbe poi, se fosse previsto espressamente, creerebbe dei problemi con, soprattutto quando si svolge ovviamente nella fase processuale, con la presunzione di innocenza. Perché è vero che ci sono
Da una parte è vero che ci sono dei paletti che vengono messi e che sono l'inutilizzabilità assoluta di ciò che viene detto all'interno di quel percorso. Però, come dicevo prima, ci potrebbe essere un effetto indiretto per cui se io so che il presupposto per partecipare al percorso di giustizia riparativa è l'ammissione della responsabilità nel senso della colpevolezza, già solo il fatto che io abbia scelto di partecipare potrebbe essere considerato indirettamente come un'ammissione, anche se la normativa prevede espressamente che non possa essere utilizzato come elemento per diciamo come elemento indicativo di un'ammissione di responsabilità. È chiaro che però, e qui faccio un passo in avanti, date tutte le garanzie che la delega prevede e che le normative di riferimento prevedono, introdotte tutte le norme possibili che garantiscano e il diritto di difesa e il diritto di non autoaccusarsi di un reato, io credo che il percorso di giustizia riparativa dal punto di vista di un difensore non potrà essere valutato come si valuta oggi un rito alternativo o come si valuta la scelta di essere di una richiesta di ammissione alla messa alla prova, perché è un percorso per l'imputato così intimo e così di ampio respiro che tocca addirittura, arriviamo a toccare il campo della libertà individuale. Per cui anche da questo punto di vista credo che il problema del difensore, e non solo del difensore, sarà il modo in cui approcciarsi a questo percorso di giustizia riparativa, perché non potrà essere valutato come si valuta la definizione alternativa del processo, ma in un altro modo. Poi io credo che nella pratica, purtroppo e per fortuna, sarà solo nella pratica che capiremo come queste, diciamo, queste frizioni poi si manifesteranno e che problemi potranno creare. È chiaro che il punto di, bisognerà vedere qual è il punto di caduta, perché se la giustizia riparativa presuppone l'ammissione della responsabilità in relazione a quei fatti, in che modo si concilia con un processo penale o con un principio costituzionale che prevede comunque la presunzione di colpevolezza e soprattutto il diritto di non autoincriminarsi. Bisogna vedere come questa, secondo me, dovrà essere una legislazione molto forte da questo punto di vista, che non dia, che non lasci spazio a letture degenerative della, soprattutto quello a cui facevo riferimento prima, nei passaggi procedimentali e processuali tra il processo di giustizia riparativa e il processo penale. Cioè che non si arrivi a una fase in cui il processo di giustizia riparativa fallisce perché magari c'è stata una ammissione dei fatti ma non della propria colpevolezza, che si riverbera poi sul processo penale. Da questo punto di vista, e non so se il professor Eusebio è d'accordo, penso che per esempio i reati colposi potrebbero essere un campo in cui il percorso di giustizia riparativa da questo punto di vista può non incontrare queste frizioni. Perché faccio un esempio, un reato di omicidio stradale in cui il fatto non è contestato, perché nell'ipotesi in cui non sia contestato, è un'ipotesi di reato colposo ed è un'ipotesi in cui probabilmente il percorso di giustizia riparativa, posto che quello è un campo in cui quell'istinto retributivo di cui parlavo prima si è poi manifestato con l'introduzione di pene altissime in questo campo, in quella gestione del rapporto tra l'autore della vittima, tra l'autore del reato e la vittima, la giustizia riparativa può non incontrare questo tipo di problemi. Perché? Perché il fatto esiste, il reato è colposo, ci può essere il caso in cui non sia in gioco l'ammissione della responsabilità legata ai fatti, ma più
la responsabilità individuale, ovvero il grado di elemento soggettivo, di dolo e colpa che può essere contestato. Bene, grazie professor Eusebi. Ma è già stato detto tutto, però vorrei sottolineare ancora una volta lo spessore di quanto ci dice Manlio Milani dal punto di vista liberale e garantistico. Cioè Manlio è stato un assertore della presunzione di non colpevolezza finché, con tutti i limiti umani, non si sia arrivati a un accertamento definitivo della colpevolezza. Allora questo ci porta a una prima parte più facile sul piano teorico, ma molto difficile poi nel tradurlo nella realtà, di cambiare un poco la mentalità. E torniamo a quanto mi permettevo di sottolineare prima, cioè, ma il processo è fatto per condannare comunque, per condannare sempre e comunque, perché se si parte da questo punto di vista, allora il rischio è di bypassare il principio di colpevolezza. Mi serve un condannato, mi serve un condannato. E questo davvero deve superarsi, perché non va a servizio della verità e può anche qualche volta accontentarsi di un capro espiatorio, magari di un soggetto che ha avuto un ruolo, perfino un ruolo esecutivo, ma che finisce per essere condannato in sostituzione di chi magari ha una responsabilità di gestione della complessiva del reato più grande. Quindi questo è un primo passaggio estremamente importante. Il secondo passaggio: io mi sono sempre ritrovato, dice, a dialogare con chi ha riconosciuto, con chi ha riconosciuto. E d'accordo, ci può essere questo ambito a processo concluso, può accadere in fase esecutiva se una persona non continua a proclamarsi innocente. Però se vogliamo che la mediazione possa avere un rilievo, vedremo quale, nel processo, ha ragione chi mi ha preceduto, se si dovesse richiedere l'ammissione di colpevolezza, quello che è un passo in avanti nella civiltà giuridica diventerebbe invece un arretramento. E potrebbe anche voler dire copiare alcune modalità americane che accennavo anche prima, non sono assolutamente, assolutamente da fare. Però c'è questo crinale molto delicato. L'ammissione di essere stato in qualche modo parte nella vicenda, il che non vuol dire assumersi anche la responsabilità giuridico-penale, anche perché, dicevo prima, non è l'imputato, anche se lo volesse, nella condizione di giudicare se stesso. E allora io, sempre in questo dialogo con Manlio Milani, che è sempre straordinariamente stimolante, mi chiedo questo, che probabilmente anche in una mediazione dove non c'è l'ammissione giuridica della colpevolezza, la mediazione potrebbe essere preziosa per lo svolgere un percorso che solo nel rapporto con la vittima diventa possibile, di chiarificazione del senso del proprio coinvolgimento, del senso del proprio atteggiamento e quindi anche di maturazione. Ecco, cioè lo stesso percorso di mediazione potrebbe essere per la persona un percorso di migliore comprensione della sua situazione, del ruolo che ha giocato, ed è un percorso che è più facile farlo in mediazione che nel processo,
dove non si ragiona, non ci si confronta, si è parti contrapposte, dove poi l'esito molto spesso è sì, va bene, io ho fatto, ma ho ricevuto tanto per tanto, e qualche volta l'imputato dice ho ricevuto di più di quello che ho fatto, quindi la partita è chiusa, non chiedetemi nient'altro. Paradossalmente nella mediazione, dove non c'è questa situazione in cui la partita è chiusa, io ho fatto e sono stato condannato, ecco, questa situazione favorisce effettivamente un percorso umano. E allora tutta l'intelligenza sta, come veniva detto poc'anzi, nel far sì che il diritto non precluda questi percorsi umani che sono preziosi dal punto di vista della prevenzione, e anche per mettere dei cunei nei confronti della tenuta della criminalità organizzata, senza appunto incidere sulle garanzie. Noi abbiamo avuto per secoli un diritto penale del non dialogo. Il processo è una contrapposizione, nel processo non c'è nessuno spazio per il dialogo. Se volete andare in un luogo dove non ci sono rapporti umani significativi, è l'aula del processo. Perché? Perché non c'è un contesto di dialogo. Allora ecco, noi dobbiamo cercare con estrema intelligenza di creare un contesto di dialogo possibile senza che questo appunto incida su quei diritti liberali dai quali Manlio è partito, perché è partito proprio dal principio liberale. Io voglio che non si consideri l'imputato come a priori colpevole, perché non mi interessa trovare un colpevole per appagare un'emotività sociale, pur magari giustificata, eccetera, eccetera, ma mi interessa fare la verità possibile. Bene, grazie. Non so se ci sono altri interventi, altrimenti credo che sia giunta l'ora anche di salutarci. Ringraziamo molto il professore Eusebi e l'avvocato Andrea Vigani. Ringrazio anche voi per questa partecipazione molto, molto attenta. E vi do appuntamento per la prossima tappa, che è il 21 aprile presso il Palazzo di Giustizia, e credo che sarà un altro momento importante di approfondimento. Vi saluto e ci rivediamo quindi il 21 aprile. E vi prego di dare un'occhiata sul sito dell'Università al Master sulla giustizia riparativa.